Yen, sono le 21:16 di lunedì 15 maggio 2017 e questo è Outcast Popcorn speciale David Lynch. Io sono Stefano Nabucodonosor Talarico e con me ci sono Ugo Laviano, Ciao. Fabio Di Felice, Ciao. Andrea Peduzzi e Marco Esposto. Hola. Siamo qui nella loggia nera perché appunto vogliamo parlare di David Lynch, del suo cinema e della sua visione, della narrativa distopica, no, distopica no, ma visionaria sì. E insomma, che tra l'altro ha cominciato ormai nel 77, ma poi se siamo qui è soprattutto perché nel simpatico 1990 ha deciso di sconvolgere la televisione per come la conoscevamo, con Twin Peaks e i suoi simpatici misteri inerenti alla cara Laura Palmer, che torneranno adesso. Sono appena tornati, se state sentendo questo podcast. Dopo 25 anni di assenza in cui il mondo si era ormai rassegnato a un cliffhanger senza Un risposta. leggerissimo cliffhanger Sì, che una robetta una robetta. leggera. E quindi, insomma, cominciare a parlare soprattutto dal cinema di David Lynch, visto che comunque lui, il buon David, mi nasce regista per il cinema con la sua visione ben marcata e ben lontana dagli standard televisivi dell'epoca, anche perché era il 1977 e esordì con Eraserhead, che voi sapete meglio di me, che no, non è esattamente una roba accessibile, ecco, diciamo. Non proprio mainstream, diciamo. Beh, è bello. Allora, secondo me si vedono subito, soprattutto, le origini in realtà da pittore e quindi da videoartista di David Lynch, e questo secondo me si trasmette sia molto nel cinema suo in generale, che nell'estetica poi onirica e di contrasto di immagini e simboli. Questo c'è già nei cortometraggi e si vede che lui è pittore, perché poi ha una composizione sia della scena, sia poi appunto degli interi, delle immagini folli che c'ha Eraserhead dal protagonista, molto vicino a quelle anche appunto per l'uso del sonoro. Cioè, quindi tutti questi suoni industriali, queste cose con le gomme, le matite, le fabbriche, quella cupezza là, quella cifra poi del bianco e nero. Sì. Secondo me Eraserhead è uno di quelli, diciamo, della prima parte della sua cinematografia, molto anche con degli shot, delle inquadrature che sembrano davvero dei quadri post bellici da cinema espressionista tedesco, come direbbe Assolutamente, sì. fantozziana memoria, ecco. Anche perché poi l'oscuro, il nero, di base nella filmografia di Lynch è qua fortissimo. Quindi Sì. l'oscurità e soprattutto subito l'ingresso della visione onirica e simbolica e allusiva, ma mai chiara, per cui poi riesce a ricostruire la storia di lui, ha una storia con una, le convenzioni borghesi della famiglia, che poi sono quelle altre cose tipo da americana che a lui fisse nel cinema. Ci sono già quindi i contrasti tra quello che sembra il codice giusto di vivere e qual è poi la realtà sotto e le paure poi che ha lui di questo figlio, di questa creatura che viene fuori. In realtà poi si riesce anche a decodificare, ma mai fino in fondo, proprio perché c'è sempre questa ambiguità, questa lettura sghemba, questa presentare delle situazioni normali, ma con dei silenzi o con delle espressioni che fanno contrasto, e quindi sei spiazzato proprio da come si comportano i personaggi o reagiscono al loro mondo, un po' perché è folle e un po' perché invece li vedi quasi naturali nella loro poi bizzarria personale. Sì, infatti c'è già anche un accenno a quella che è un po' una costante dei suoi film, tranne vabbè alcuni, che è comunque anche una sorta di ironia di fondo, che non manca mai, no? Cioè che sia, diciamo, tanta o poca, però c'è sempre un po' di ironia, di scene bizzarre dove magari
alcuni dei protagonisti sono più vicini a noi che stiamo guardando e sono un po' spiazzati da quello che vedono, sì, che vedono intorno a sé. Che altro? Vabbè, di Erased direi che l'unica cosa che mi viene da dire è che, tra l'altro, oltre ad aver lanciato Lynch, ha un po' sancito l'inizio della sua collaborazione con Jack Nance, che è il protagonista, perché Lynch è uno di quelli che, diciamo, ha i suoi attori feticcio che si porterà poi avanti fino ad oggi, che si contano davvero sulle dita di una mano alla fine, quelli che... Sì, sì, cioè il più caratterista è, direi che è Kyle MacLachlan, che voglio esatto, dire, esatto. Da Dune in poi direi che ce lo siamo sempre trovato. Dire che stavo guardando la wiki di Erased e tra gli attori non accreditati c'è Jennifer Lynch, che è la figlia, io pensavo facesse il pollo. In realtà fa se stessa, però non me la ricordo per niente, cioè c'era una bambina. Vabbè, sì, ma infatti, sono quelle cose che... Anche io stavo guardando, non accreditata nel ruolo di se stessa. Nel ruolo del pollo. Vabbè, è sempre meglio fare il pollo che fare Elephant Man. Che tra l'altro lì scherza, ma poi alla fine Elephant Man è tipo il film più mainstream di, sì, di sì, esatto, sì. Che voglio dire, sì, se questo ne poteva esserlo di più e invece l'ha buttata proprio in cacciara, sì, ovviamente c'ha avuto altri problemi, diciamo, uno tra tutti essere poi prodotto da poveretto, sì, insomma, sì. Metà del film che era, quindi vai a sapere. Sì, infatti, cioè... Beh, ma entrambe le i prodotti italiani, diciamo così, prodotti molto italiani, per citare Boris. ok, quindi sì, dopo Erased passa direttamente, cioè viene buttato nel cinema mainstream, perché gli viene chiesto di dirigere questa trasposizione della storia dell'Elephant Man, sì, che alla fine è una storia vera, quindi diciamo è uno dei... che ovviamente, vabbè, nel film viene leggermente romanzata, però è il primo e unico caso. Va un minimo incontro, cerca di andare un minimo incontro all'iconografia, all'immaginario di Lynch, però insomma è appunto anche per questo, anche per il fatto di essere comunque un minimo sedato, è un po' il film alla fine più mainstream di Lynch. È molto elegante, molto pulito proprio rispetto, nonostante poi il soggetto sia forte e non manchino delle immagini fortemente lynchiane, sì, è un po'... Cioè, è proprio un ottimo prodotto pulito che non tradisce, secondo me, il suo cinema, ed è... Sì. E poi ha delle, a parte che c'è Anthony Hopkins e John che si mangiano il film perché sono molto bravi, quindi è un po' il film prove d'attori più che non so come dire. Sì. Tra l'altro anche qui cioè, questo è insito già nella storia, questa sua analisi sociale tipica, no? del perbenismo, che in realtà rivela sotto la mostruosità di assolutamente della popolazione. Sì. Cioè, credo abbia accettato anche un po', perché sicuramente dopo Erased ha detto ok, adesso cerco di entrare nel grande cinema, e quindi avrà sicuramente detto sì, perché non era ancora il Lynch che aveva avuto mille problemi con le produzioni, e sicuramente perché ha trovato vicino, diciamo, l'argomento da trattare. Anche perché credo nello stesso periodo ha rifiutato, perché è dell'80, il film ha rifiutato di girare Star Wars. Sì. Quindi comunque già aveva una certa idea di... Sì, il ritorno dello Jedi doveva girare. Sì. L'avete visto il trailer su YouTube fatto come se Star Wars fosse stato girato da Lynch? Sì, cioè l'ho visto tempo fa, quindi non ne ho proprio memoria, però ricordo mi aveva divertito. Vedi, perché era una cosa... c'è il momento in cui tolgono la maschera a Darth Vader e sotto c'è il tizio di Strade Perdute. Sarebbe stato bello il bimbo pollo anche là, anche un po' ovunque il bimbo pollo. No, tra l'altro pensa se veramente avesse fatto... Fargendo ragù dalla maschera. Se fosse successo veramente, che trilogia avrebbe avuto? Ma perché certo, sai, un film del genere, che poi è super candidato ad Oscar, cose, diventa subito un regista tipo appetibile, o che pensano che possa fare quel
quel prodotto, mentre invece è quasi una coincidenza da un certo punto di vista, perché era la materia di partenza a interessarlo. Eh sì, esatto, non il fare qualcosa che incassasse come... Sì, quindi secondo me c'è un fraintendimento in quel periodo là, dove diventa super appetibile, mentre lui ha tutta un'altra idea di cinema che vuole portare a casa. Sì, allora adesso qui puoi girare le spade laser nello spazio che si menano. Certo. E fanno, no, fermi un attimo. Preferisco, infatti... preferisco la roba allucinante. E infatti poi Dune. Esatto. Allora può fare tutto, invece. Sì, la roba con le cannucce nel naso. Vabbè. Però ci ha regalato Kyle, ma c'era McLachlan. McLachlan. Kyle McLachlan. Sì, cioè, ci ha regalato lui, che appunto è, come dicevamo prima, è... No, ma ci ha regalato anche Sting, che fa un arcone, ma che stiamo scherzando? No? Ci ha regalato cose fighissime quel film, eh? Tra l'altro, io rivedendo tutti i film ultimamente, ho visto la versione di un fan che ha praticamente preso tutte le scene tagliate che esistono e circolano tra rete DVD e Blu-ray e le ha rimontate tutte in ordine cronologico, e quindi il film viene una cosa come 3 ore e 10 e acquista un certo senso. Ma quello che ha quel film è che si vede dove ci hanno messo le mani, e che nel secondo tempo, soprattutto se conosci la materia di partenza, ha un'accelerata tipo moto che parte in impennata a 3000 rispetto a quello che in 5 minuti si spara 280, e poi è successo questo, boom, siamo sei il prescelto, così. Sì, è vero. ma io veramente ero passato di qui solo per... Però è anche qua la follia audio, il gusto audio che ha lui sui suoni ambientali e le musiche, il suono diegetico o meno. Ci sono delle sonorità folle in tutte le visioni. Uno, cioè, si parla sempre un po' dell'immagine visionaria di Lynch, ma in realtà l'audio poi anche in questo film contribuisce tantissimo a disegnare lo scenario e l'emozione del film. Poi Carlo Rambaldi, questo doveva essere proprio un bestione di film, hai capito? Carlo Rambaldi che ti fai vermoni, è arrivato dai cioè. Tra l'altro produzione super italiana con De Laurentiis, che è piaciuto molto a De Laurentiis. Poi il DVD, che non è rimontata dai fan, però appunto è senza nome, sai, i nomi finti di quelli che non vogliono filmare, eh? Che ha il montato con gli storyboard, per darti l'idea di quello che hanno tagliato. Però io come Metal Gear Phantom Pain, praticamente. Mi poco, perché poi in realtà fino a un certo punto mi interessa così, perché poi il montaggio, appunto, se non c'è l'apporto che dà all'immagine, al suono lui, sì, che ci siano più eventi raccontati, mi interessa fino a un certo punto, avrei voluto vedere il film vero, che invece Tra l'altro, ecco, la cosa del sonoro tira fuori anche l'abilità di Lynch da musicista, comunque, perché lui è anche compositore, ha composto molte parti molte cose delle colonne sonore, quindi l'attenzione all'audio, cioè è un regista proprio completo, cioè, anzi, è tra virgolette è un regista, cioè quello che dovrebbe essere un regista vero, cioè uno che cura aspetti di un film. Un racconto di video arte, praticamente. Sì, esatto, infatti è uno dei pochi comunque di cui quando vedi un film sai che bene o male tutto partorito dalla sua mente, cioè sai che qualsiasi nota lui probabilmente è passato in sala audio, ha detto qui alzamela, qui fammi così. È un personaggio a e anche Twin Peaks, infatti, di cui poi è un personaggio alla Carpenter, per cui veramente ogni dettaglio è super curato, perché è lui il primo a sapere ogni minimo dettaglio di come vuole che venga fuori una certa scena. In effetti Dune è venuto così proprio perché lui non ce l'aveva questo controllo, no, questo è controllo. Che l'ha disconosciuto, certo. Erano 5 ore di girato, qui sono sopravvissuti 2 ore e mezza tipo di film, quindi... oggi ci avrebbero fatto una trilogia la Hobbit, probabilmente. No, ma soprattutto rimontato, cioè la cosa è che era proprio montato il film, è proprio andato quando gli ho consegnato un film tipo che erano 3 ore e mezza, 4 ore De Laurentiis ha detto: ma te sei pazzo, questo deve andare 8 volte al giorno al cinema e lo devono vedere i bambini. Sì. Mo ce penso io, bra. Sì. Sì. E poi non a caso, cioè, poi il fatto è che poverino Lynch si era ritrovato con l'accordo per fare 2 film, e quindi dopo Dune è venuto fuori anche Velluto Blu, che
Sì, che insomma non esattamente con la stessa grandeur e la stessa voglia di, no, però un di film fare... No, sì, però voglio dire, eravamo partiti con ma vieni qua che ti do i soldi, facciamo per fare Star Wars. Sì. Sì. Facciamo Colossa là. Facciamo Veluto Blu, che non è esattamente quell'afflato, diciamo. Sì, sì. Quel film da incassiamo $1 miliardo e ne facciamo un franchise. Sì, sì, campiamo con le action figure. Sì, però in quel caso veramente un film di prestigio, mentre invece Dune, col fatto che doveva essere super colossal, non ha fatto neanche quello, capito? Mentre invece, almeno con Veluto Blu... Sì. Credo abbia voluto dire era molto più nel suo quella città vissuta di persone bizzarre, situazioni ancora più bizzarre. Sì, infatti, è la provincia americana, diciamo, che poi è quella da dove l'americana proprio, cioè proprio l'estetica americana con la maiuscola. Sì, forse Tutto Blu è proprio il primo film del suo filone più contemporaneo per certi versi. Sì, per me è proprio puro cinema, oltretutto Veluto Blu è una roba proprio attanagliante. Sì, sì. Poi il fatto che abbia anche solo una colonna sonora che una canzone che ha il titolo del film che si ispira a quella canzone, insomma è è tutto perfetto, sembra davvero che la canzone degli anni 50 l'abbiano scritta apposta perché 30 anni dopo lui potesse farci. Ma anche perché oltretutto lo spazio temporale di quei film là, lui è talmente preso dall'immaginario americano della storia americana che poi in realtà Velluto Blu è ambientato in teoria negli anni 80 e ha un sacco di personaggi che sembrano usciti dagli anni 50. Sì, 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 sì. Dai suoi anni 50, da quelli che lui vede. Sì, dall'idealizzazione degli anni 50 americani. Sì, poi la bestia. Negli anni 80 era anche un po' tipica, nel senso che Ritorno al futuro e anche altri, tutto l'immaginario degli anni 80 un po' rimediava gli anni 50, però lui l'ha fatto in maniera molto più personale. Sì, infatti lui sbaglio è il primo film in cui si sancisce la collaborazione con Badalamenti, o dico una stupidaggine? No, sì. Adesso quindi... controllo Dune. Credo di sì, perché non lo ricordo in Elephant Man e Razorhead tantomeno. No, sì, Dune, sì. No, non c'era, quindi sì. Dune non c'era, quindi sì. Sì, quindi Benone. Si comincia a vedere il... Si vogliono subito benissimo e poi passano subito. Sì. Beh, con Cuore Selvaggio nel frattempo. Ma vogliamo dire però che quando è arrivato la Mostra di Venezia Velluto Blu è stato fortemente osteggiato da Rondi, che impedì al film di partecipare. Tra l'altro le violenze sulla Rossellini? Sì, esatto, visto anche che la Rossellini è una vergogna per il padre. Ma invece prova d'attrice clamorosa. Sì, clamorosa. Ha fatto un film grandioso la Rossellini e quello là sicuramente. Sì. Tratto di un sensuale fuori scala. Poi anche Crash, se mi posso permettere. Sì, però io amo molto di più Velluto Blu, quindi sono di parte, non so come dire. Ci voglio proprio bene a Velluto Blu. Dennis Hopper ne vogliamo parlare. Madonna. Là, mamma mia. Ma il terrore poi veramente primitivo, è veramente il primo Bob. Cioè è proprio il terrore primitivo, selvaggio di quel personaggio. È proprio la furia incontrollabile dell'accazzo di cane drogato. Lynch con Roy Orbison invece. Mamma mia, sì. Mamma mia. Lynch che disse che tra l'altro lui voleva fare sniffare elio a Dennis Hopper, ma fu Hopper a spiegargli invece cos'era la cosa migliore da aspirare, perché forse in gioventù aveva fatto uso di droghe allo stesso modo. Forse in gioventù. Sì, dico forse perché so che ci ascoltano, quindi magari è il nostro... quindi sì. E questo anche fa capire come Lynch fosse... è uno dei forse davvero primi film in cui traspariva l'amore che metteva Lynch sul set, di cui tutti gli attori poi parlano, no? Sì. Cioè il fatto che ascoltasse, che non sembrava neanche desse ordini, ma ti metteva al centro di un set che lui aveva costruito, ti diceva la sceneggiatura, diciamo, che le cose che dovevi dire, e poi ti lasciava davvero recitare come se fossi su un palcoscenico e accettava ogni cosa che gli
gli donassi, diciamo, cioè proprio c'era questa simbiosi regista-attore. Sì, no, anzi, cioè, se possibile, poi non so quanto vogliamo dire di Cuore Selvaggio. Vogliamo dire di Cuore Selvaggio? Madonna. Sì. Sì, vogliamo dire. No, no, vai, prego, prego. Non sarò certo io a fermarti per parlare di Cuore Selvaggio. Allora, Cuore Selvaggio... Beh, Cuore Selvaggio, innanzitutto diciamo che Cuore Selvaggio è una delle cose che più distrasse... ho azzeccato il verbo, Lynch da Twin Peaks, nel senso che dopo il pilota, che era dello girato mi pare nell'89, lui si mise subito al lavoro di Cuore Selvaggio. Non mi ricordo se lavorò alla sceneggiatura di Cuore Selvaggio. In realtà fu un casino allucinante, nel senso che in quel periodo lì, quando conobbe poi Mark Frost, dovevano andare al lavoro su un tipo una biopic su Marilyn Monroe. Sì, sì, era questo progetto che avevano in mente. Dovevano fare un po' tutto il contrario di tutto. Leggevo ieri che poi la roba di Marilyn Monroe è passata in parte su Twin Peaks o sul personaggio di Laura Palmer. Non so per quali vie. Forse che è bionda. Beh, il sogno americano, è la ragazza perfetta, bionda, totale, con la super vicina, super fighissima, è quella cosa là. E quindi, che però sotto sotto, esatto, c'è il lato più lascivo, che poi va tutto in merda. L'odio, è un attimo. Ho sentito, forse in un'intervista che ho sentito ultimamente, dove raccontava di come lui aveva proposto di fare proprio una serie, no? Appunto su Marilyn Monroe, come diceva prima Stefano, ma che gli dissero che era un argomento insomma un po', cioè per gli americani gli andavi a toccare qualcosa che poteva non mettere d'accordo tutti gli telespettatori, diciamo, no? Cioè andare la a tirare Repubblica fuori... Fiorentina è una ferita ancora aperta. Scusate, c'ho il Boris che mi esce. Infatti, vabbè, dopo ne parleremo meglio in Twin Peaks, lui, come inside joke, lui fa appassionare l'agente Cooper all'omicidio Kennedy, che era un'altra delle cose che dovevano rientrare nella roba di Marilyn Monroe, perché lui voleva fare questa excursus della storia americana, relazione Kennedy-Marilyn Monroe, perché lei è morta, chi ha ucciso lui davvero, insomma creare una sorta di intrigo storico-politico, che sarebbe stata probabilmente una figata. No, certo, sarebbe stato Mad Men prima di Mad Men, tipo 25 esatto. Anni prima di Mad Men, una roba... niente male, però sì, insomma, dopo, nominalmente dopo Velluto Blu arriva Cuore Selvaggio, dove abbiamo Nicolas Cage che fa Nicolas Cage, fa una delle cose che sa fare Nicolas Cage, ovvero quello con il parrucchino, quello con il parrucchino, lo sgabbiato, fa impazzire solo il concept di Lynch, cioè di usare gli stessi attori in qualsiasi epoca temporale si trovino, cioè che lei sia un flashback in cui lei è una bambina di 13 anni violentata dallo zio, che loro al ballo, che loro 7 anni dopo verso i 30 anni, tra i 20 e i 30 anni, e loro alla fine del film che sono ben oltre i 30 anni, lei è già madre, ma sono sempre loro, cioè lei. E questa cosa mi fa impazzire l'idea di dire, tu fai la bambina di 13 anni, ti metti i boccoli, il pigiamone, no, e fai una che ha la metà della tua età. Cioè di non scegliere altri attori, ma usare solo loro. Beh, ma questo fa parte della sua idea di cinema, della sua idea e di... E poi è proprio il pasticcio temporale base. Sì, sì. Lo diverso. Il cuore selvaggio è estetico, qui è... Sì. Molto, molto teatrale, tra l'altro, sì. Cioè che lo stesso attore faccia sempre. Se ripensi all'epoca teatrale in cui tutti i maschi erano solo uomini che facevano tutto, ma anche tipo senza le maschere, figurati qua, è proprio la festa, nel senso, prendere l'attrice che fa tutte le fasi della sua vita è il minimo proprio.
Tra l'altro, adesso mi è appena scomparso il nome dalla testa, quindi me lo ricorderete, il cattivo, uno dei cattivi di Cuore Selvaggio è... William Dafoe. È Willem Dafoe, in una parte anche lì, tra l'altro, meravigliosamente schifosa e orrenda, e marcia in una maniera... Cioè, la testa che esplode più bella del cinema, Tanto anche lì subì una censura, perché la versione americana non fa vedere la testa che esplode, ma c'è del fumo in sovraimpressione che la oscura, sì, la scena più bella forse. Anche qui, se Nicolas Cage fa Nicolas Cage, William Dafoe fa William Dafoe. E tra l'altro nascita, diciamo anche qua, del sodalizio David Lynch e Laura Dern, per mantenere questo podcast, diciamo, fruibile anche dalle famiglie, non mi inoltrerei nel discorso Laura Dern a petto nudo in questo film, che è una cosa... che è una cosa È una roba, esatto. No, no, per l'appunto, poi, visto che siamo ormai arrivati negli anni 90, appunto si va a formare questo sodalizio con Mark Frost, a cui appunto dopo diversi casini di produzione, facciamo il film su Marilyn Monroe, facciamo la serie su... la provincia americana, facciamo questo, facciamo quell'altro, alla fine riescono appunto a girare l'episodio pilota di questa fantomatica Twin Peaks, luogo misterioso della provincia in cui viene ritrovato il corpo di Laura Palmer. Avvolta nella plastica, se non fosse che in quell'episodio pilota c'erano poi una ventina di episodi che sono riusciti a cambiare per sempre la storia della televisione, se possibile. Sì, tra l'altro, sì. Leggevo che proprio, diciamo, il corpo di Laura Palmer è stato l'elemento scatenante di Twin Peaks, cioè lui e Frost si erano messi proprio in una stanza a guardare episodi di Peyton Place per farsi venire quest'idea, hanno messo assieme, praticamente immaginato, disegnato una città, un modellino di città, e poi hanno avuto, diciamo, un'illuminazione di un cadavere nella plastica, avvolto nella plastica, e da lì si sono messi, diciamo, a costruire tutta la situazione. Infatti, tornando velocissimamente a Velluto Blu, Lynch ha sempre detto che lui ha questa cosa che parte da un'immagine e poi arriva al prodotto finale, no? In Velluto Blu la roba era lo zoom dentro un orecchio, era la sua immagine, no? Cioè lui aveva questa idea di un orecchio e la camera che entrava fino a dentro, e perché diceva che le orecchie collegano, sono quelle che ti permettono, cioè, diciamo, sono all'altezza del cervello, no? E quindi... lui si immaginava entrare dentro la mente umana attraverso l'orecchio, e quindi aveva questa idea, e da lì l'orecchio tagliato sì, per lui è proprio molto superante, lui ha le suggestioni, le cavalca, le segue, e poi nel caso le aggiusta dopo, e per lui questa cosa è comunque coerente, cioè proprio il suo modo di esatto, lui fa: io ho una serie di immagini che unisco, e la coerenza so che arriverà a un certo punto. E poi per certi versi arriva, perché lui comunque ha una poetica, una filosofia di fondo che lo aiuta in questo senso, per cui non è che, diciamo, meno al camperlaia, ha degli spunti, magari se ce li ho io poi faccio delle grandi cose senza senso, lui invece ha una coerenza di fondo che alla fine gli permette di far funzionare questo meccanismo. Sì. E questo sodalizio con Frost, dando a Cesare quel che di Cesare, diciamo che la sua presenza è quella che, diciamo, aiutava a rendere anche un po' più leggibile anche all'uomo della strada le follie visionarie di Lynch che aveva in mente. Quindi magari c'era Lynch che faceva la sequenza del sogno col nano che balla e le parole dette al contrario, poi Frost che diceva: vabbè, adesso magari poi spieghiamo, però è qua, vero David, il significato del sogno, magari anche a mia nonna che sta vedendo il telefono. Facciamo lo spiegone. Facciamo un po' di spiegone, ecco. Ma infatti magari ci arriviamo dopo, se qualcuno ha letto il libro di Frost sulle vite di Twin Peaks, si capisce proprio, diciamo, come Frost sia quello che in qualche modo cerca di mettere ordine nella materia in maniera, tra virgolette, più convenzionale, mentre Lynch è proprio a ruota libera.
Vabbè, sì, sì, sì. Fallendo leggermente. È vero che però c'è. Dopo, secondo dopo me questa cosa si vede. L'unica roba che mi sento di dire di un po' di Twin Peaks, secondo me, un po' l'opera poi. Uno, perché non l'ha girata tutta lui, ovviamente, ma proprio come struttura che è estremamente sconvolgente di rottura e affascinante per l'epoca in cui è uscito, perché ti confrontavi appunto con Peyton Place, Dallas, Dynasty, dei prodotti veramente molto, uno, bassi, e due, telenovela principalmente, e questo qua si vede moltissimo dentro Twin Peaks, perché secondo me è difficile da riguardare. Cioè, a parte le suggestioni, sì, le storie, la mitologia che c'è dietro, cioè degli amori dei ragazzini, delle moto, delle robe, dei pipponi, ci sono delle robe insopportabili, secondo me, da riguardare oggi, perché poi la televisione, da quello si è lanciata ed è diventato un prodotto altro e più alto, ma non c'era Breaking, non c'era stato Breaking Bad, non c'era stato Lost, non c'era... No, beh, ma non... Sì, non ma infatti... C'era cosa c'era in quegli anni? X-Files, forse? Sì, comunque capisci che è molto più... Quello, l'estetica era comunque quell'incubo là, la mitologia era comunque quella cosa molto forte. Infatti era un po' lui che mediava la parte che dici tu da telenovela, quella visionaria. Sì. Quando se n'è andato lui è diventato... È diventata la telenovela. Sì, la merda. Tra l'altro io l'ho rivisto l'anno scorso tutto e devo dire che c'è uno stacco abbastanza rilevante tra quello che è il pilota, che accetta molto meno compromessi rispetto a tanti episodi che sono arrivati dopo, senza neanche entrare, diciamo, nel tra virgolette. Sì, perché poi è un prodotto televisivo, poi era una roba super pop, cioè c'erano i libri, il diario di Laura Palmer, c'erano librerie, come oggi ci sono i libri di Checco Zalo, cioè quelle robe, era tutto invaso, hai capito? Era proprio una mania generale. Io mi ricordo che mi sono spoilerato, tra virgolette, il finale, perché ero dal cazzo di dentista con l'apparecchio, che mi leggevo ero infogliatissimo già di Twin Peaks a cannone, mi leggevo una rivista e diceva chi ha ucciso Laura Palmer, questi possibili sospetti, ce n'erano due o tre che ti aspettavi, e poi c'era quello che si è rivelato tra virgolette essere l'assassino di Laura Palmer. Sì. È molto strana come teoria, però in America è già andato in onda e lo sappiamo che è proprio lui. Non c'era internet, ma lo spoiler esisteva comunque. Tra l'altro Lynch, cioè, aveva fatto girare un altro attore, adesso non so se qui possiamo fare spoiler a distanza di 25 anni, però aveva girato con un altro attore, e non lo so, comunque ha girato con un altro attore a sua insaputa un finale in cui confessava l'omicidio e non era lui, quindi di fatto Lynch aveva proprio contribuito a mescolare le carte. E a me lo spoiler tra l'altro l'ha fatto un supplente di inglese a scuola, quando ce l'ha proprio dettato per trollarci. C'è qualcuno che non se l'è spoilerato, perché pure io la prima puntata di Twin Peaks che ho visto girando a caso, facendo zapping in TV, era proprio la confessione di Leland nella... posso dire che io mi sa che non... Io sono arrivato abbastanza vergine. No, anch'io sono arrivato abbastanza... Forse sapevo del fattore Bob, cioè di questo Bob che non era una persona vera, però non ricordo se all'epoca sapevo chi aveva posseduto, diciamo, quindi forse ero arrivato metà e metà, ecco, una cosa... Io invece, avendolo rivisto... La prima puntata... Avendolo rivisto di recente, non ero riuscito ad arrivare integro a tutto un rewatch. Esatto. Ma facciamo questo momento brutto ma divertente. A che età avete visto per la prima volta Twin Peaks? Che anni erano? Allora, io penso fosse il 2008. Quindi io sono dell'89, quindi faccio schifo in matematica, quindi 99, 2009, 19 anni. 19 anni, okay. Diciamo. Io credo anch'io verso il 2007-2008, avevo 21 anni, l'ho rivisto l'anno scorso, due anni fa, che la mia ragazza mi ha regalato il cofanettone, quello super figo. Anch'io. Edizione super figa. Sì, io l'avrò visto 5 anni fa, 6 anni fa, non lo so, non saprei. Okay, sì. No, io ho vissuto la messa in onda, essendo quello più vecchio, e c'avevo 14 anni. Non volevamo dirlo, noi, Ugo. No, tenevo a fare il finale da... triste. Però scusami, secondo me posso contestualizzare proprio quel fatto che io mi ricordo che ero in fissa persa, avevo visto al cinema Dune e mi era piaciuto moltissimo.
Grande. Quindi il mio primo incontro con Nietzsche è stato d'uno e mi era piaciuto al cinemino dei preti sulla Nomentana. Scusa Ugo, ma Twin Peaks lo facevano su Mediaset, no? Sì. E andava in onda non censurato. All'epoca lo sai che veramente non c'avevo internet, neanche se non me lo dicevano non lo sapevo, quindi è una domanda, non credo perché me lo ricordo come una roba forte, però avevo 14 anni, ma ero pure il cacasotto magari, capito? Io andando un po' ricordo come una roba straniante, affascinante, che mi intrippava molto, andando un però po' a scavare già mi rompevano le palle all'epoca, però andando un po' a scavare ho visto che mi pare non fu censurato. Era, mi pare, credo fosse Bollino Giallo, accompagnato dai genitori, queste cose. O Bollino Rosso addirittura, però sì, accompagnato dai genitori che ti stuprano. Qualche puntata forse l'avevano bollata rossa, ma tanto in realtà il bambino, credo che, cioè, vedendo Twin Peaks si rompeva anche un po' le palle, no? Diceva, vabbè mamma, io vado a letto, oppure dormo, cioè non credo fosse interessato a seguire davvero Twin Peaks. Ma non so, io avevo 13 anni, lo guardavo morbosamente, ma mi cagavo no. Ma io ancora oggi, quando posso scrivere al cantivano. No, comunque... E la puntata del nano me la ricordo che non mi ha fatto dormire per anni. Ci credo. Ma poi quando l'ho rivisto su Rai 3 che l'ha mandato avanti Ghezzi, e l'ho rivisto, a me affascinava troppo tutta la roba della loggia nera, non vedevo l'ora che ci tornassero perché mi sembrava un posto fighissimo. No, poi ti sei servito 30 puntate di niente prima che ci tornassero. Esatto. Sì. Però a me il finale della seconda mi era piaciuto da impazzire. Sì, forse la più bella puntata della serie, secondo me. Sì. Lui davanti allo specchio, bellissimo. Sì. E ma lì erano ritornati Lynch, Frost, l'originale si vedeva, cioè erano proprio la fine dei filler e poi era ritornata la loro cifra stilistica. Sì. Bellissimo. Sì, sì. Ma anche perché diciamo che nel momento in cui ABC aveva capito che si facevano i soldi duri a Twin Peaks, hanno detto, ma sì che c'è, che magari anche se tu sai già chi ha ammazzato Laura Palmer, facciamo che non lo dici fino a quando non abbiamo deciso noi. No, a me il mistero poi mi intrippava tantissimo. Poi hanno deciso di rivelare la cosa a metà della seconda stagione, e una volta che hanno detto quello, la gente ha cominciato a smettere di guardarlo, perché voglio dire, se mi dici chi ha ucciso Laura Palmer... Ma invece è proprio pubblico, cioè, questo pop. Esattamente, perché poi in realtà c'era... Ma come, ci sta tutta sta roba dietro, non vuoi sapere cos'è tutta quella roba. Sì, però è pur vero che metà delle puntate erano David Duchovny. Cioè, esattamente, donna, cioè. C'era un po' questo problema, che nel momento in cui mi dici che ha ucciso Laura Palmer, mi fai anche 20 puntate del suddetto telenovela che interessa molte meno persone, che comunque fa molto effetto, cagamento. Lynch non voleva l'assassino fino alla fine, cioè magari ci sarebbe stata sempre la loggia nera, ci sarebbe stata tutta la mitologia, però poi fino alla fine. Invece, sì. O magari no, perché anche il suo modo di lavorare era per certi versi procedurale, quindi magari avremmo avuto tutta un'altra opera, o comunque un po' diversa. Sì, sicuramente. Sì, però comunque anche sarebbe arrivata in maniera completamente diversa, in un modo o nell'altro. Le però puntate filler più brutte, soprattutto, nascono proprio da Lynch è andato via, però magari torna, quindi cominciate a perdere tempo e quindi inventatevi tutta la parte centrale, che è davvero la più brutta, secondo me, che è quella, le famose tre puntate, 11, 12, 13, o con la biondona, il tizio in motocicletta che lascia Twin Peaks. Sì. Nella villa di Keaton. Sì, quella parte lì è proprio... Però se avessi da giapponese, non so se vi ricordate. Sì. Diventa un po' meglio. No, non Josie. No. Moglie di Andrew Packard, che si metteva col parruccone, i baffoni, andava a fare... Io sono iOS, questo e quell'altro. 10 puntate così erano. Sì, poi vabbè, il pomello è un altro discorso. No, però in realtà il fatto di Ugo che si è vissuto il Flebone in diretta, secondo me è molto interessante nell'ottica di... Io ho vissuto... Io sono un po' spaventato però da questa nuova, se devo essere sincero.
No, ma aspetta, ma fammi finire il concetto, perché secondo me Twin Peaks è stato l'antesignano di quello che poi è stato Lost, nel senso che se Lost ci ha fatto scoprire la fruizione televisiva, sì, come la conosciamo adesso... il mistero collettivo, il rito del mistero collettivo. Esattamente. C'era un po' questa cosa qua, per questo lo spoiler l'ho vissuto così male. Perché ma anche perché voglio dire... Era puntata con quelli che se lo vedevano a scuola, le cose... Era figo, era quella roba lì. C'era quell'arco narrativo dei misteri, delle cose, dell'assassino, ovviamente, tutta quella roba là. Tra l'altro Lynch portava avanti quest'idea, che era quella anche di Lost, no? Poi, cioè, è più importante alla fine che ci sia il mistero e la voglia di scoprirlo che la risoluzione stessa, poi, no? Cioè lui diceva, non dovete davvero focalizzarvi sull'importanza di sapere chi ha ucciso Laura Palmer, ma... concentrarvi su altro, diciamo, lui. Beh, e infatti, cambiando un secondissimo il discorso, cioè quello che non funziona delle vite di Twin Peaks è che cerca di spiegare il mistero. Sì. In realtà è una merda. Ok, no, su quel punto sono d'accordo, cioè sul fatto che il libro è molto didascalico e ti spiega delle cose che non serve che ti spieghi, no? Perché vabbè, lo diciamo, non credo che l'abbiano letto tutti, però ci sono alcune spiegazioni del tipo, ti dice che Roswell e tutti gli alieni che nella storia hanno invaso, cioè comunque sono stati ritrovati, sono in realtà spiriti della Loggia Nera, cioè ti dice che alieni e spiriti nell'universo di Twin Peaks sono la stessa cosa, no? Quindi... Sì, e vabbè, ma è un po' l'effetto seconda trilogia di Star Wars, cioè anche se non lo dicevo, testo di cristallo, prende proprio quella mitologia lì, cioè che l'alieno in realtà è una creatura infradimensionale, extradimensionale. Un po' una roba alla Cthulhu, alla Bloodborne, no? Cioè, capito questa cosa del... Ma no, ma magari... Cioè, no, beh, nel senso, no, la resa non è la stessa, però nel senso l'idea è quella di non sono sopra di noi, ma sono attraverso noi, ecco. No, certo, però mette proprio un po' troppo in ordine quel tipo di metodologia, sta meglio un po' più disordinata. Funziona lo stesso, tra l'altro, in termini logici, entrando nella logica però di Lynch, che oddio. Sì. No, ma infatti a me quello che piace del libro è che, però è una cosa mia, una roba mentale mia, è che io sono davvero uno di... Cioè io sono nato, credo, per compilare wiki, che può essere una cosa tristissima o bellissima allo stesso tempo. E quindi c'è l'idea di avere comunque un libro che ti racconta, che ne so, dalla nascita a Twin Peaks, no? la vita dei vari personaggi, è una cosa che a me fa impazzire, no? C'è l'idea di sapere tutta la vita di Milford, che nella serie è un vecchietto che va con la super giovane, e fondamentalmente è un coglione, diciamo. E qua invece ti raccontano tutta la sua vita, che è stato nell'esercito, ha visto cose, ma quella parte, gente. Guarda, paradossalmente le cose del libro che ho trovato più interessanti sono quelle, diciamo, meno legate alla mitologia di Twin Peaks, ma quelle più personali, per cui più personali, sì. Ancora c'è, l'ho trovata ben fatta, semplice, tranquilla, ma affascinante. Invece tutto il resto, cioè quando cerca proprio di ricondurre a eventi storici, alle logiche, sì, è vero. Sì, sono un po' tirati. Pertinenti, veramente. Però così sono proprio un po'... Cerca di collegarlo anche a Scientology, non lo so, boh, l'ho trovato un po'... Sì. Quella era la parte forzata. Un po', sì. Ma infatti alla fine le cose più belle sono proprio le chicche, che ne so, la signora Ceppo che a 7 anni si perde e vedi il referto del medico che dice di aver visto questo, ha un misterioso tatuaggio adesso sulla gamba... Sì, però ma anche la storia del suo matrimonio non è male, oppure anche per dire il racconto scritto da Hawk, quello su, come si chiama? Dio, non mi viene il nome, quello della pompa di benzina. Ed, esatto, tutta quella parte lì tutto sommato è carina, cioè non è... Sì, vabbè ragazzi, però sai, cioè, esci da 25 anni dopo il film, dietro nella versione italiana c'è scritto... Poi tra l'altro io sono un coglione perché ho comprato la versione inglese, ho prenotato la versione italiana, ho prenotato la versione italiana su Amazon, ho comprato l'inglese, mi sono dimenticato di togliere la prenotazione su Amazon e quindi mi è arrivato anche quello italiano. E dietro c'è scritto tutti i misteri di Twin Peaks finalmente svelati. Cioè, in realtà avrebbero dovuto scrivere tutti i misteri di cui non frega un cazzo a nessuno di Twin Peaks sono finalmente svelati, perché... Ma infatti secondo me è adatto a quelli come me, no? Che vogliono anche sapere queste stronzate qua, che si esaltano quando scoprono queste vaccate qua, no? Quindi, quanti cerchi ha il ceppo? Cioè, c'è il menù del Double R, capito? Io ho letto tutti i prezzi, no?
e diceva, ah, vedi, quindi nella puntata 3, quando Cooper ordina 3 torte, allora paga questo. Cioè, queste cose qua, capito? Quindi sono proprio allora da neuro io su. Però peccato, sì, poi su Twin Peaks ci sono degli spunti fighi, cioè all'interno, quando parla dell'anello, che è una parte, diciamo, quello è molto carino. Quello è molto, molto carino. Però lì poi viene pure... Sì, però poi, ragazzi, finisce sulla mano di Nixon, cioè lì è... Sì, Nixon ha impugnato. Impugnato. Quelle sono le cose americane, perché se non americano... Diventa Assassin's Creed. Però sono le cose, cioè, mi chiedo Lynch come l'abbia presa, nel senso che lui ama... Non l'ha letto, non l'ha letto. Non l'ha letto? No, no, mi ha detto, ma il libro di Frost, fa, non ho letto niente di quel libro, cioè, non mi interessa leggere. Un cazzo di no, esatto. Ma figurati. Beh, comunque, secondo me è un po' sulla falsariga di quelli che erano usciti proprio nel cuore della serie, per cui c'era l'autobiografia di Cooper, che era fatta, se non ricordo male, dal fratello di Frost, che era più o meno comunque così, non aveva un grande valore. Sì. E comunque, di Adrian Palmer, che non me lo ricordo. Il diario segreto di Laura Palmer. Dopo la serie, dopo questa terza serie, uscirà un altro libro di Frost. Sì. E io lo comprerò, quindi... Ovviamente. Spero quello, tra l'altro, di non prenotarlo. Quello, tra l'altro, sarà proprio... Credo davvero i misteri di Twin Peaks. Cioè, sarà proprio... Speriamo. Ripercorriamo tutta la prima serie, la seconda e questa terza. In realtà anche lì sarà una wiki, eh. Cioè ti dirà, Bob è così, funziona così. Cioè rovinerà in realtà tutta la magia. I midichlorian, sì. Già le informazioni che mi avete dato prima mi hanno un po' rattristato. Faceva proprio un po' midichlorian, cioè cerca davvero di ordinare in maniera parascientifica comunque delle cose che sono suggestive, così. Spiegare il sacro, sì, sembra un po' un finale di Dylan Dog degli anni 90. Sì, esatto, il post sclavi spiegonato. Sì, forse non è vero, forse ho sognato tu, però non so, funziona, ecco, non funziona proprio grande. Ci sono delle cose interessanti che buttano lì l'amo alla terza serie, di cui magari poi parleremo dopo quando parliamo delle aspettative, delle cose, eccetera, no, perché raccontano, diciamo, uno o due giorni dopo il finale di... Vabbè, lo posso dire, tanto, cioè, se volete, a meno che non siate interessatissimi a leggerlo. Al massimo non lo fate se no skippate 2 minuti proprio contati. Comunque racconta davvero di come Cooper, alzatosi dalla testata che aveva dato allo specchio, va a trovare il maggiore Briggs, e il maggiore Briggs si accorge che Cooper ha qualcosa che non va, e quindi chi sta, diciamo, analizzando questo dossier, perché alla fine il libro simula un dossier che è stato trovato vicino a un non specificato delitto, di cui magari poi la terza serie parlerà, lui si accorge di questa cosa, e chi scrive dice, ah, quindi questo Cooper, quanto pare gli è successo qualcosa, boh, teniamoci qua l'informazione, no? Cioè ti fa capire che comunque Cooper è un po' il Leland del telefilm, cioè. Un altro, esatto. Però esatto, se non l'ha letto, possiamo anche speciarci tutt'altro, può darsi che si rimangia completamente queste cose. Sì, sì, no, ma infatti in realtà queste cose secondo me non vanno a minare la terza serie, è vero, cioè, sono proprio di contorno, cioè ti interessa davvero sapere l'origine di questo, ok, quando la signora Ceppo diceva mio marito ha avuto un incidente, ti interessa davvero sapere le dinamiche, e io te le dico, cioè sono quelle cose lì proprio che non ti servono per... No, è vero. Ma per carità, da... poi l'ho letto così, come leggerei un articolo su Twin Peaks, non era... non mi aspettavo niente di più, tutto sommato. Sì, poi si fa leggere, è una cosa... Tra l'altro, chi qua dentro ha visto i Missing Pieces? Cioè, tutte le scene, diciamo, tagliate di Fuoco cammina con me, che lui ha rimontato... Sì, però in realtà li ha rimontati... Cioè, li ha rimontati in ordine cronologico, ma non all'interno del film. Ma non all'interno del film, che è una cosa folle. Ma perché poi arriverai... Li ha raccolti tutti, eh. C'è un tizio che li ha raccolti, li ha messi assieme, non so se... Sì. Vabbè, ma su questo non avevo dubbi. Nel senso che... E poi ci sono anche un adorabile coacervo di pazzi, e quindi... Ma infatti, perché... Twin Peaks dicevi come Lost, proprio perché addirittura quando, prima di Lost, ma mi ricordo che c'era già internet, quando è uscito Twin Peaks io lo guardavo, ma non avevo internet ovviamente, perché era il 92, 91, però una delle prime cose che ho cercato su internet quando ho messo la DSL nel 99, nel 2000, è stata proprio la roba di Twin Peaks, e avevo già trovato una marea di siti inglesi che
ne parlavano, ci sbrodolavano sopra, per cui mancava proprio internet a Twin Peaks. Ma prima o dopo dei porno l'hai cercato? No, dopo. Vabbè, ha detto una delle prime cose, non detto una delle prime certo. Ma tra l'altro nei Missing Pieces alla fine la scena davvero forse più interessante è proprio quella post diciamo cliffhanger della seconda stagione, che fa vedere che loro sentono che lui sbatte la testa contro lo specchio e dicono: Cooper, ma stai bene? Sì. E lui li sente entrare e si sdraia per terra fingendo di essere scivolato. Quindi già capisci che Bob appunto diciamo sta agendo per non farsi scoprire. E quindi insomma, e lì poi vabbè va a nero e dici vedremo. Vedremo prima o poi. Vedremo prima o poi. Vorrà dire non passeranno mica 25 anni. 25 anni. No, invece... No, ma tra l'altro, in effetti cioè, Ugo, è questa la cosa forse più interessante. Cioè, come cazzo si sopravvive a 25 anni con una roba? Perché poi uno dice, vabbè, Lost è finito di merda, però alla fine è stato bello il viaggio, perché sai, comunque quando sono stati 7 anni di cose interessanti. Poi certo è finito di merda, però 7 anni, i ricordi. A me è piaciuto vabbè, ragazzi, Lost, quindi... No, anche a me, io sono... vecchi male. Non... Ma non ma Twin Peaks è finito in maniera coerente ed era un bel finale. Avevo già un'altra età, quindi per a me dei misteri di Lost interessava relativamente. Cioè, mi intrippava come meccanismo narrativo, ma non avevo il fetish. Sì, no, voglio dire, però... piacevano i personaggi, quindi... Cioè, quello che voglio dire è stato percepito come... Che finale di merda dopo 2 anni è stato all'epoca Twin Peaks? A me era un sacco, ma non è che mi confrontassi con un puttanaio di persone. Perché poi col senno di cioè voglio dire col senno di poi anche io in realtà poi quando l'ho visto non si parlava della terza stagione, cioè immagino, cioè nessuno di noi no mi ricordo che si parlava quando ho scoperto che non ce ne sarebbe stato più, seguivo un po' quello che potevo leggere appunto sulle riviste, sulle cose, però era quello il livello di informazione. Anche perché voglio dire, sì? Ero rimasto contento del finale, mi era piaciuto così aperto, l'ho trovato affascinante. Sì, sì, e sì, comunque me... come Ugo non c'era confronto allora, cioè potevo parlare con i compagni di classe, ma su rivista al massimo c'era TV Sorrisi e Canzoni che faceva le sinossi. Sì, in realtà non sapevi niente delle vicissitudini produttive della serie, non in tempo reale, le sapevi anni dopo. Perché in realtà tu vedevi Twin Peaks era quello, poi per carità ero anche un ragazzino, per cui anche tutti i filler della seconda stagione allora me li ero pure bevuti, e dopo quando li ho rivisti che che certo ti appaiono, certo. Cioè a seconda di quando li guardi ti appare la... Sì, esatto, però il finale invece l'avevo trovato subito bellissimo, non sapevo niente che era stato chiuso prima o dopo, poi... C'è anche da dire che tanti prodotti di cultura popolare sono anche un po' il frutto dei limiti, per cui magari aveva funzionato così bene anche perché c'era stata la parte brutta prima, vai a sapere. Ah no, totalmente, vabbè. Sì. Perché il fascino ce l'aveva comunque, soprattutto perché era, secondo me, molto più digeribile sul fronte della telenovela, che io invece trovo oggi molto più difficile da riguardare. Cioè, secondo me tra tutte le cose di Lynch, un po' appunto perché l'ha toccata di Striscio, è quella che forse è invecchiata peggio. Sì, però il pilota, che forse quello veramente adesso potrebbe dialogare con un film recente anche di Lynch, perché quello era stato La cosa che più mi rincuora della nuova stagione è quella di lui che se ne stava andando poi è tornato, perché no, o lo facciamo con questi soldi e come lo voglio fare io, oppure tanti saluti oppure no, sì. No, ma perché l'abbia girato mi rincuora molto, però c'ho un po' paura perché non so come lo riesci a dirlo e allo stesso tempo. No, ma anche perché sai qual è il grosso, sai qual è una delle incognite che più mi perplime, tra l'altro sarà molto strano ascoltare questo podcast che uscirà dopo che avremo già visto la prima puntata, quindi... Ah sì? Sì. Le magie della loggia nera, caro Ugo. Tra l'altro dura 2 ore... Durerà più... Ma allora l'addendum lì, abbiamo visto la prima puntata. 112 saranno i minuti. Ah, ok, quindi... Perché erano 2 ore, ma contando anche il break pubblicitario. Sì, ci sono le pubblicità. Io ho puntato la
oggi la registrazione su Sky e danno proprio alle 4 del mattino del 21, se non sbaglio, del 20, e danno due episodi da 60. Non so come li conteggeranno, se sono uno o due puntate. Ah, non lo so. Io so che dovrebbero... le cose che spiego io erano 112 minuti dalle 3 di notte. Perché hanno anticipato le 3 di notte. Vabbè, ma voi fate la follia o... Io non ho Sky, quindi se ho un amico che ha Sky e che non dovrebbe svegliarsi presto, ok, se no niente. Se no il giorno dopo con le magie tecnologiche, tanto poi il cofanetto Blu-ray glielo compro, quindi, quindi non mi sentirò così. Comunque dicevo, una delle cose che mi perplime forse di più riguardo alla terza stagione nuova di Twin Peaks è che una dei grandi pregi del primo Twin Peaks fu comunque quello che alla fine David Lynch ci mise la grandeur cinematografica e tutto un altro modo di girare e di concepire un racconto, cosa che tra le tantissime influenze che ha avuto Twin Peaks nel corso degli anni alla fine è diventato un po' uno standard, nel senso che oggi sì. È molto difficile non trovare una serie di un certo tipo concepita con standard cinematografici. Quindi la mia perplessità per certi versi è come è invecchiata l'idea e la concezione e l'immaginario di David Lynch. Infatti, nell'economia della TV contemporanea. Cioè, infatti, secondo me, per davvero lasciarci ancora, forse diciamo, come si può dire, a bocca aperta, è che la speranza che da chi ha visto le anteprime sembra essere possibile, la speranza di avere un Lynch davvero che nelle sequenze più strane sia davvero un Lynch fuori di testa. Cioè anche perché se è vero quello che ha detto, questa è l'ultima cosa che gira. Sì, perché lui ha detto che attualmente a livello di cinema non farà più niente, perché quello che faccio non incassa, mi hanno chiesto di fare cose che mi avrebbero incassato o di modificare quello che proponevo per incassare di più, ma non era quello che volevo fare, quindi vi attaccate. Nella TV ha trovato un terreno più fertile, perché immagino che Showtime abbia... Beh, però abbia comunque accettato. Si è combattuta con i denti, perché... Sì, no, infatti. Sì, no, e anche qui poi non è andata bene, infatti, perché all'inizio era no, allora ok, non... se mi date 2 lire, che tra l'altro poi vi faranno straguadagnare, perché non è deficiente, sa che... Vai a fare Twin Peaks, cioè, quindi Showtime si sta fregando le mani in una maniera, secondo me, mai vista per un emittente TV. E quindi sì, secondo me avremo quel Lynch lì. Infatti, concludendo, diciamo, prima di ritornare nel finale da Twin Peaks, dopo l'avventura di Twin Peaks che è andata male perché nessuno lo guardava più, Lynch ha fatto un po' del suo e ha tirato fuori, credo già dopo Twin Peaks, cioè dopo... Cuore selvaggio, già Strade perdute? Adesso guardo. No, poco Cabina con me. Cabina con me è stato presentato a Cannes l'anno dopo. È vero, non avevo considerato il tentativo di portarlo al cinema. E tra l'altro in realtà è diverso, mi inserisco un po' nel solco di Stefano, proprio come linguaggio, perché Lynch ha fatto il pilota di Twin Peaks con un taglio cinematografico anche su un piano tecnico, che è proprio regia, inquadrature... e un certo stile, poi però gliel'hanno un po' portato via, per cui è diventato per certi aspetti un po' più televisivo, e lui poi fa iniziare Fuoco cammina con me con la famosa istruzione della televisione, è una dichiarazione di intenti, lui dice proprio da qui in avanti faccio solo cinema, e anche quando ha fatto Inland Empire, che è comunque girato in digitale, è cinematografico, non è televisivo, e quindi secondo me lui non torna più indietro, lui adesso farà cinema in televisione, e anche Lost, e anche quelle serie lì, che hanno una narrazione orizzontale e tutto, però non hanno, se non in alcune puntate, una dimensione cinematografica, proprio anche solo per l'uso degli obiettivi e determinate scelte. Secondo me invece lui farà, andrà avanti, diciamo, nella sua idea. Di questa cosa, sì. Tanto Fuoco cammina con me, che anche lì, nella sua mente, erano almeno una trilogia, ho letto. Sì. Lui voleva fare un prequel,
fare poi un film parallelo e un film, diciamo, che fosse, fosse davvero un sequel. E lui, e... lui come Frost volevano, anzi senza Frost, ma con non ricordo con chi, sì, volevano fare 5 film tutti dedicati, ecco, a scrivere la Twin Peaks dopo Fuoco cammina con me, però non li ha fatti. Sì. Ha fatto quello, come si chiama, quello che poi ha vinto... Mulholland Drive. Mulholland Drive, bravo, che doveva essere il pilota di una serie, di uno spin-off dedicato a Audrey, che a Audrey, sì. Hollywood. Per cui il personaggio... Tra l'altro, vogliamo dire quanto era bello Fuoco cammina con me, che quando è uscito Madonna, l'hanno veramente devastato. A tutt'oggi uno dei film che mi fa più cagare addosso in assoluto. Cioè tutta la scena del quadro, io me la sogno di notte quando sono da solo e sto male. Ma tra l'altro la cosa che mi fa anche lì sorridere, no, è, fu anche la scelta davvero folle di Lynch, no? Cioè, ok, Twin Peaks l'avete interrotto, però lo volete per forza, a me piace perché adoro Laura, vi riporto a Twin Peaks, no? C'era tutta la gente che era lì. Sì, che, e... si aspettava si aspettava facile, tipo, ok, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. E invece, no, è un prequel. È un prequel. Tu pensa negli anni 90 il concetto di prequel, quando ha fatto esplodere il cervello alla gente. Tra l'altro era un prequel vero, perché non lo, cioè, un prequel inteso in senso di prequel, non come qualcosa già, perché non lo potevi capire se non guardavi prima la assolutamente. Era un prequel anche perché se... stellari. Se non sbaglio c'è già nella versione originale la scena con Laura sul letto e vicino gli compare la ragazza di Cooper, come si chiamava? Ah sì, Dale. Nella loggia non può uscire. Quindi è anche un po' un sequel, dai. Sì, sì, è una visione futura. E... infatti tra le scene tagliate c'è anche quella del, del post cliffhanger. Che a sto punto se la teneva dentro, forse probabilmente magari la gente un po' più aspettava un eventuale, perché poi il secondo film immagino sarebbe partito da lì, quindi diciamo è ancora una volta l'estrema testimonianza di come David Lynch abbia segnato, cioè sia stato il precursore dei precursori. Se tu pensi alla miriade di film e opere conseguenti a Evangelion che ha avuto il delirio produttivo di però questo finale non è che mi abbia convinto, ah davvero? Vabbè dai, vi facciamo 2 film, ma come 2 film? Beh, tra l'altro penso che quel tipo di situazioni lì, quelle opere di mistero come Evangelion Lost, sono debitori a Twin Peaks anche su, tra virgolette, il piano della tematica, perché trattano tutto sommato la stessa cosa, cioè l'accesso alla divinità e queste robe qua, cioè sono mitologie simili. Tra l'altro posso dire che veramente 3/4 delle serie TV che vedo oggi sono debitrici a Twin Peaks. Con la mia ragazza, qualsiasi serie TV, è morto un bambino, indagano in un paese, si capisce che sarà Twin Peaks, è morta una ragazza in cui, è Twin Peaks, e non trovano più, è Twin Peaks. Sì, voglio dire, True Detective, la prima di True Detective è Twin Peaks con la skin diversa, cioè... Broadchurch è Twin Peaks con la skin diversa. Con la skin inglese, sì. Ma volendo anche, non l'ho vista, però così mi dicono, la ragazza che si suicida, 13 Reason Why, è un po' anche quello, un po' Twin Peaks. Non troppo, in realtà. Cioè, sembra partire da quel solco lì per prendere poi una direzione diversa, però c'è quella sensazione lì, perché comunque la provincia americana di lì... Solo l'idea, cioè Top of the Lake, non so se ve lo ricordate, cioè è tutta roba che è chiaramente Twin Peaks. Ma anche quella serie bruttina dell'anno scorso con Matt Dillon. Come cazzo è orribile, no? Ho capito, proprio seria senza pari, da presupposti simili. Poi prendiamo come si chiama? Non me lo ricordo. No, adesso è meglio, rimuoverla. Sì, no, infatti. Pines, Wayward Pines. Madonna santa. Orribile, sì. Sì, però anche quella è chiaramente lo stampo. Sì, beh, anche nel titolo. Lindelof Happening Again, no, una cosa simile. Demon Lindelof. Sì, no, comunque sì, cioè, ma da tutte le parti, cioè, Fabio,
tu sai meglio, tu hai costruito una carriera nel con gli specialoni di quali videogiochi hanno preso sì. piene mani da, quindi cioè, voglio dire non lo scopriamo certo oggi, e anzi allora, poi nei videogiochi in questi ultimi anni c'è una riscoperta. Forse non si è mai esaurita, però in questi ultimi anni c'è una riscoperta dei Twin Peaks e di tutto ciò che gli gira intorno, che è proprio da Alan Wake a Life is Strange, cioè veramente il mondo. Sì, ma... Soprattutto da quando hanno annunciato il ritorno di Twin Peaks e da quando c'è il ricircolo della cultura degli anni 90, c'è stata proprio un'invasione, ma Virginia, ma anche il gioco di Kafka... Ho visto qualche Deadly Premonition, sì. Deadly Premonition, che però è quasi Deadly Premonition, secondo me, si riaggancia più a, diciamo, a una filiazione di prima mano. Adesso poi invece si riagganciano al ritorno di Twin Peaks e di quell'estetica lì. Sì, ma in realtà, vabbè, questi ultimi due o tre anni sono stati all'insegna del Twin Peaks da una parte, e del Linciano dall'altro, da un lato, e dall'altro Carpenter. Sapete che si dice che poi a Hollywood, se vai stringi, le storie sono 5, no? 8, quante sono? Una di queste Twin Peaks. Sì, quindi è anche normale, che voglio dire, cioè come ci siamo cresciuti noi, tra virgolette, con Twin Peaks, è normale che tutti quelli che poi si siano approcciati a una forma espressiva come quella dei videogiochi ne peschino a piene mani, e anzi a maggior ragione perché era Twin Peaks ed era una roba così in grado di lasciarti delle suggestioni, delle immagini mentali, delle tematiche. No, certo, però ecco, io diciamo vedo un po' delle differenze delle ondate tra gli autori che potevano avere 15, 16, 20 anni quando è andato in onda Twin Peaks e poi hanno fatto magari, non so, Silent Hill o un certo tipo di estetica, un certo tipo di giochi, e quelli che poi invece l'hanno magari recuperato in DVD o erano molto molto giovani e lo omaggiano adesso i giochi più moderni, cioè c'è comunque una derivazione. Effettivamente sapete che non c'è mai stato, io dicevo prima, non so se è una cosa recente, però effettivamente non c'è mai stato, mi viene in mente anche Puzzle Legend, quello di Telltale, anche quello lì era una sorta di Twin Peaks, hai detto bene, Silent Hill era una sorta di Twin Peaks, cioè se fate caso non c'è mai stato un momento in cui l'incipit di Twin Peaks è morto e quindi non ci hanno fatto niente. Tra l'altro mi sembra di ricordare vagamente, però forse è un'allucinazione, un numero di The Gaze Machine 91 in cui c'era la preview di un videogioco di Twin Peaks che poi non è mai uscito, o è uscito, non me lo ricordo. Non è che sarà stato magari un numero di primo aprile, perché si sa queste cose. Era giugno-luglio, cioè mi ricordo che avevano messo, c'era anche nello stesso numero la preview di Play 9 from Outer Space e poi c'era anche Twin Peaks, che poi non ho mai visto. Magari era una voce di corridoio o qualcosa. Scusa, avresti dovuto chiedere abitanti, visto che... È vero, ma lui non lavorava già più, lì, mi sa. La memoria storica. Serviva Calcaterra. Sì. Però ho questa immagine, che io ero lì tutto gasato, e ho detto, ah, che figata, adesso ci sono di Twin Peaks, poi non è più uscito un cazzo. Sono usciti 3.000, dai. Giochi Alan Wake che stai praticamente giocando a Twin Peaks. No, ma certo, però non mi sembra che ci sia mai stato un gioco ufficiale, ecco. No, sì, niente, non c'è niente. E anche perché poi, cioè, diciamoci la verità, la roba su licenza spesso e volentieri fa cagarone, quindi voglio dire, perché perché domandare una cosa su licenza? Però all'epoca, se fosse uscito, me la sarei voluto. Figurati. Fosse stata anche la merda in persona. No, siamo tutti d'accordo, siamo tutti tristemente d'accordo. Però, insomma, quindi non so, cioè, volendo cercare di chiudere il mega discorso di Twin Peaks. Infatti, diciamo che Lynch lì si è trovato appunto tagliato fuori dalla TV, tagliato fuori anche dal grande cinema con Fuoco cammina con me, e ha tirato fuori quella che è la trilogia, diciamo, della sua seconda vita cinematografica, che è con una pausa in mezzo, che sono, vabbè, Strade perdute, Mulholland Drive e Inland Empire, con in mezzo Una storia vera, che è proprio un film
che non ho ben capito inizialmente cosa avesse attirato Lynch a questo prodotto, a parte, penso, il pagarsi le bollette, che però comunque è riuscito a fare molto nel suo stile. Adesso magari gli diamo un accenno. Ma io, però, ecco, il Lynch di adesso, secondo me, sarà il Lynch di Da Strade Perdute in poi, cioè proprio il Lynch totalmente fuori di testa, con le linee temporali. Certo, Street Story. Sì, esatto, Street Story invece è quello che si è infilato in mezzo a questa trilogia, però ha fatto capire che Lynch sa anche raccontarti una Street Story, cioè una storia sì, dritta. Sì, era molto bella. Sì, una storia vera, come è stato. Una storia vera. Devastantemente empatico e bravissimo. Beh, ma tra l'altro l'attore, mi pare che poco prima delle riprese scoprì di essere malato, di un male incurabile, e quindi poi ha girato il film in cui scopriva di avere un male pressoché incurabile, rivedendosi praticamente nel personaggio, cioè era davvero la sua storia. Arrivava sul set, ma secondo me era fatto quella roba che ha tirato dentro Lynch, nel senso che in Street Story ci sono comunque tutte le sue tematiche, c'è l'America di provincia, l'importanza degli elementi, un destino dell'uomo che è determinato comunque, il tema del doppio, perché poi comunque c'è questo personaggio che va a trovare il fratello, che è analogo per certi versi. Però, come si dice, l'ho rivisto ieri, ho rivisto Inland Empire e Stray Story per fare un po' il ripassino, e non mi è sembrato così dissonante rispetto a quella che era. Sì, senz'altro. No, diciamo il fatto che ci sia il tipo che poi, tra l'altro, poi si è sparato dopo le riprese. Cioè, ha terminato perché sapeva che Esatto. Secondo me questa cosa qui, ed era già ammalato da 10 anni di una forma tumorale, e poi poco prima della ripresa ha scoperto di avere anche un'altra malattia alle ossa che l'ha un po'... cioè gli ha fatto proprio provare una sofferenza durante le riprese. Secondo me questa cosa qui è quella che ha tirato dentro Lynch, nel senso gli ha fatto aderire la storia di questo personaggio, di questo attore, con il personaggio del film, che poi paradossalmente è una storia vera di un'altra persona, secondo me l'ha mandato proprio in cortocircuito. Sì. Tra l'altro un'altra cosa fantastica è che, come Bob era un assistente alle luci, questo era tipo un magazziniere, costumista, se non ricordo, cioè non era un attore, no, ma anche lui era uno stuntman, negli anni 60 a Hollywood, poi comunque non era un attore famoso. Adesso leggevo l'impronta anche sulla Walk of Fame, però lui ha fatto lo stuntman, e anche il fatto che abbia fatto lo stuntman, per cui una vita dinamica, e che l'abbia conclusa con questa parte lenta, anche fantastico, fisicamente, secondo me Lynch su questa cosa... Trattorino della Madonna. Eh? Sul trattorino. Madonna. Fantastico. Tra l'altro, come Lynch riesce a infilare l'inquadratura dell'asfalto anche in questo film, no? Sì, certo. Ma è pieno di immagini linciane. Quando lui perde il controllo a un certo punto e c'è tutta una casupola inquadrata fuori fuoco, ci sono un sacco di shot che sono veramente anche da... esteticamente molto vicini alle robe più e pazze sue. È un contesto di un film più regolare, tra virgolette. Sì, esatto. Infatti, la differenza che intendevo era proprio il fatto che questo era, diciamo, a differenza degli altri tre, aveva una narrazione molto lineare, ecco, diciamo, salto da una linea temporale. Sì, insieme alle Batman è il film, tra virgolette, più... regolare per come si presenta. Sì, assolutamente. E dopo quello ha fatto, dopo Strade Perdute, cosa ha fatto? Mulholland Drive. Ah, direttamente. Mulholland Drive. Un cazzo, hai capito? Sì, infatti. Cosa fai? Ma niente, Mulholland Drive. Una roba, per passare il tempo. Tra l'altro sbaglio, o il film che ha fatto innamorare il mondo di... la bionda Naomi Watts, ho sentito male io, mi è arrivata la voce del suo... mi sa che non mi si sente bene nel microfono. Comunque l'ho fatto innamorare il mondo di Naomi Watts, che voglio dire, viva Dio. Ma io prima non la conoscevo, addirittura, figurati, Film della Madonna, cioè per me è il suo migliore. Sì. No, ma è, sì,
Tra l'altro io ho questa immagine netta di Mulholland Drive appena uscito al cinema, io che non ne capivo un cazzo e tutti quelli che ne sentivo parlare dicevano eh sì, però venire lì, cioè, non si capisce un cazzo, senza finale così, e quindi poi quando l'ho rivisto effettivamente ci ho trovato questo che fondamentalmente è il film lesbo chic super concettuale linciano. Tra l'altro io se dovessi dare una mia cioè dovessi scegliere un film, forse punterei di più per mio gusto personale a Strade Perdute, ma perché secondo me Strade Perdute ha dalla sua l'essere un progetto pensato totalmente per essere un film più chiuso. Diciamo che Mulholland Drive, serie, sì. Mulholland Drive secondo me risente leggermente del fatto che la prima parte è davvero il pilota e poi sì, lui ci ha aggiunto mezz'ora, sì, che cerca di rincollare tutto, no? Ma anche diversamente, secondo me. Diversi stacchi di montaggio molto strani e molto Twin Peaks. Se vi posso consigliare una bella esperienza, c'è cioè un libricino italiano di tale Roberto Manzocco che si chiama Twin Peaks, David Lynch e la filosofia, da Loggia Nera, la Carmon Bonzi, a Biribiribiribabrava. Ecco, sai che... Bellissimo. Ecco, lo leggo sempre e non l'ho ancora letto e me lo consigliano sempre tutti, quindi leggilo, perché c'è un capitolo bellissimo in cui lui che fa cuce insieme i film di Lynch e Twin Peaks e in particolare Mulholland Drive, e quando tu leggi questo capitolo dici cazzo, ma come ho fatto a non pensarci prima? C'è un bellissimo momento in cui parla del club silenzio del film. Ok, sì, quello dove te lo unisce alla Loggia Nera in un modo però naturale ed è fantastico, sì. Se tu vedi Twin Peaks dopo quel capitolo, sì, se tu vedi Mulholland Drive, scusate, dopo quel capitolo acquista veramente 10 punti. Mi ha fatto cioè quel libro mi ha proprio aperto tanto a tutto. Sì, è bellissimo. So, poi è vero, dà tutta l'idea di un Lynch verso coerente. Sì, è vero. E poi si collega anche per dire con i Missing Piece, per cui tutta la parte in cui c'è David Bowie che entra nella loggia da un'altra parte, lascia intendere che ci sono più ingressi nella loggia, e uno di quelli potrebbe essere il Club Silenzio, per cui è veramente affascinante. E poi a differenza del libro di Frost non è didascalico, ma secondo me dà degli strumenti interpretativi, sì, senza rompere il gioco, è molto più sottile, per carità, però pur parlando di filosofia e citando anche dei concetti filosofici interessanti, non è diciamo inaccessibile, anzi è molto chiaro. No, ma soprattutto lo fa in 140 pagine quando quello di Frost che ho davanti e sono, aspettate che ve lo dico, 360 pagine, non dicevo. E invece io davanti con i 144. Sì, 144, ce l'ho davanti di entrambi. Bellissimo. Poi tutta la faccenda degli agenti di Twin Peaks ricorrenti, per cui diciamo l'interpretazione dell'elettricità, tutta l'interpretazione dei personaggi extradimensionali che non sono empatici con l'uomo ed è per quello che sono stranianti, per cui tu capisci che Lynch ha provato a renderli facendoli parlare al rovescio e anche facendoli muovere al rovescio per togliere ogni empatia. E nel libro poi tra l'altro sottende anche delle vicinanze con Lovecraft, con i grandi antichi, è proprio... Molto bello. Io lo considero addirittura imprescindibile per prima della terza serie. Cercate anche che sono molto rapidi, gli articoli di davidlynch.it, che anche lì analizzano, c'è un'analisi scena per scena dei Missing Pieces e una disamina sugli spiriti, su cos'è la garmonbonzia, eccetera. È fantastico. Marino, l'autore del film, ha preso molto proprio anche dal saggio. Sì, infatti quello che citavi mi ricordava molto. Beh, il saggio è proprio così, cioè prende scena per scena anche tutta la parte nel negozio di convenienza, nel Red Room, dà delle interpretazioni, dà delle chiavi interpretative, ma non prende posizioni, diciamo così, ingombranti. È davvero una delle cose più carine che ho letto su un'opera di recente. Poi non fa un'analisi filmica, è proprio sulla mitologia e sui simboli, per cui è molto imparziale da quel punto di vista. Ho scoperto poco prima della trasmissione che lo stesso autore ne ha scritto anche uno su Lost, se vi interessa. Sì, non ho letto, ma... La filosofia di Lost? È possibile? Sì. Ho seguito il sito anni fa e poi non avevo mai comprato il libro.
Tra l'altro, volendo tornare su, diciamo, le analogie, i collegamenti tra Twin Peaks, ma anche un po' tra il reale e il fizionale, diciamo così, c'è anche un po' questa cosa che in Twin Peaks, al di là degli attori ricorrenti di cui si diceva prima, che appunto avevano già lavorato in altri film, avevano già lavorato con David Lynch, eccetera, eccetera, l'idea della provincia americana è stata data anche tanto grazie a degli attori al primo ruolo o anche certo. Volendo proprio non attori, come appunto Bob si diceva. Alla fine Mulholland Drive è fondamentalmente la storia di, alcuni dicono, spin-off di Twin Peaks, di Audrey che va a fare l'attrice, va a cercare a fare la vita d'attrice a Hollywood, o comunque a prescindere da quello è la prima esperienza di un'attrice tout court, che sia Audrey o meno, quindi c'è, ritorna un po' questo voler mischiare la prima esperienza attoriale o comunque la prima esperienza di ragazza, di cittadina americana di provincia che arriva nella grande città e si ritrova in questo marasma che alla fine viene divorata, come se fosse la notorietà, fosse questa figura extradimensionale, un po' come poi alla fine si ritorna sempre a parlare di gente che è rimasta vagamente ispirata da David Lynch e dalle sue tematiche, The Neon Demon di Refn. Comunque sì, posso dire che un po' sempre lì. Vecchietti nel taxi che ridono e si danno pacche, secondo me è tipo l'immagine più spaventosa, tra le 10 immagini più spaventose del cinema. Anche quando passano sotto la porta minuscoli e poi diventano grandi. Mamma mia! Però a me inquieta più all'inizio. Del ristorante, sì. Vediamo il barbone. Mamma mia, è tremendo. Però i vecchi mi inquietano. Nel taxi che sono stati tutti gentili, poi ridono come super sorridenti. Quello è sempre lo straniamento che ti mette in quelle scene. Sono quei contrasti. Cioè, un'espressione che dovrebbe essere tranquillizzante, tra virgolette, in un fermo immagine. È un sorriso sostenuto infinito che risulta quindi fintissimo e ti inquieta a bestia. E alla fine sono solo due vecchi che sorridono in macchina. Sì, ma quello è proprio nel libro della filosofia lo analizza molto bene, come dicevo prima. Cioè, lui ti dà un qualcosa di parvenza umana, ma poi toglie ogni umanità. Perché tu non empatizzi con queste persone, sono troppo strani, dissonanti. Aliene. Cioè, infatti i vecchietti li mette nel libro, li mette tra gli esseri della loggia nera. Sì, esatto. E tra l'altro invece ho rivisto, come si chiama, Inland Empire, che comunque spinge tantissimo su quella tematica, e c'è anche il metacinema così. Però il fatto che non sia, che abbia una regia, diciamo, non so, mi sembra più dinamica o comunque più fluida, mi ha fatto meno paura. Pur essendo combinato, diciamo, i piani statici o comunque diciamo un po' più cinematografici o classici abbinati a quell'estetica lì mi fanno cagare addosso di più. No, io invece devo dirvi che Inland Empire per me è il film che mi ha più spaventato nella mia vita. Cioè, io veramente l'ho visto scaricato all'epoca e avevo ridotto. Avevo ridotto il lettore sul computer a una finestra minuscola, era praticamente un francobollo e mi cagavo comunque sotto. Sai che usi l'equivalente di guardarlo attraverso le mani, proprio. Esatto. Usi la mia tecnica anche tu, vedi, quindi quando ci sono cose. Il pezzo in cui lui gira per la casa e becca tutti gli angoli morti dei corridoi, quindi tu la prima volta che lo vedi fai vabbè, adesso esce un cristone gigantesco che mi spavento per tutta la mia vita. Non ho potuto veramente camminare più dentro casa al buio. E strade perdute, invece il tipo che telefona e risponde. Anche sì, pure lì le scene. Quelle robe lì perturbanti che sono mi fanno anche molto paura dell'horror. Loro sì, che guardano la cassetta e nella cassetta... C'è la ripresa della loro casa dall'interno, no? Quindi l'idea che ci sia qualcuno in casa che filma
è una cosa. Guarda, sai, perché gli incubi sono esattamente 13 anni, mi ricordo che dopo, cioè, dopo la puntata della Loggia Nera, perché fino a lì era un giallo noir, però non aveva un colmatazzo. Quando c'è stata la quella puntata lì, tra l'altro quella parte che è stata messa negli ultimi minuti del quarto, del quinto episodio, mi ricordo che ero andato a bussare, che volevo andare nella camera dei miei genitori, 12-13 anni, cioè lo ammetto pubblicamente, mi cagavo addosso. Ma sai cosa? È che gli incubi sono esattamente così, cioè se io immagino un incubo, sì, lui è l'unico che riesce a catturare, sì, esattamente come funzionano gli incubi, sì, al di là delle cazzate di Inception, no? Ma tu ti ricordi quando è iniziato? Cioè un incubo è esattamente Inland Empire, non hai nessun riferimento. Sì. No? Oddio, per me gli incubi sono diventati dopo così. Di crea Lynch. Tra l'altro è bello perché poi anche Mulholland Drive, no? La scena del bar, no? Dove l'uomo racconta dell'incubo che ha avuto e che poi si ripercuote nella realtà e che in realtà la realtà è a sua volta un sogno dell'attrice, è fantastico perché è proprio il taglio con cui è girato, è da incubo, cioè ti sembra proprio di... Non lo so come dire, no? Quando sogni, no? Certe inquadrature ovviamente non ci sono, infatti qui sono assenti, tu vedi sempre la telecamera che sta a una certa altezza, quando lui si volta perché dice che nel sogno vede c'era qualcuno alla cassa di strano e alla cassa non c'è nessuno, tu rimani straniato, cioè ti aspetti di vedere qualcosa che poi non arriva, poi escono e c'è la carrellata, cioè proprio è... Sì, sì, sì. È come su Inland Empire il pezzo che lei non riesce a parlare. Ve lo ricordate, sì, che lei sta dentro la casa e sta lì e non riesce a parlare, non ha nessun senso. Oppure quando gli dice, no, ma questo film l'avevano già iniziato a girare, poi sono morti gli attori protagonisti, tu cominci già a cagarti sotto, stanno semplicemente parlando a un tavolo, sono morti gli attori protagonisti e lei comincia ad andare in quel corridoio dietro il set lunghissimo, sì, sì, e tu dici, vabbè, non è possibile. E lui riesce veramente a catturare... Sì, sì, la materia di cui sono fatti tra l'altro squarcia proprio il velo di realtà. E tra l'altro dopo che hai letto anche il libro, quello di prima di Manzocco, in cui ti lascia sottintendere che Lynch in qualche modo usa anche il cinema come materiale esoterico, per cui diciamo lui fa cinema e racconta storie in un certo modo anche perché crede a una certa dimensione irrazionale, sì, sì. Per cui quando sei in certi momenti, diciamo, quando io sono una persona molto razionale, non credo, diciamo, in spirito o cose del genere, però comunque se sono da solo in soggiorno, ogni tanto mi sembra di... Ho paura che arrivi Bob, sì, perché è morto l'attore Frank Silva. Perché lui non ti fa il fantasma, cioè tranne, vabbè, nei momenti, tra virgolette, più didascalici, anche lì magari di Twin Peaks, no? Lui non è il tipo che ti mette... il fantasma che fa bu o la bambina che sanguina. Lui quando deve fare lo spavento convenzionale fa Laura Dern che corre sullo sfondo, vicina, tu vedi che ha qualcosa di strano in faccia e allora accelera. Lì tu non te l'aspetti. Ma per certi versi il suo concetto di horror è più simile all'horror di Shining, voglio dire, uno guarda Shining e dice, cioè se lo guarda distrattamente dice sì, vabbè, ma perché un horror? Cioè non ha niente, non ha niente degli elementi dell'horror tradizionale o comunque che mi aspetterei, perché ho visto altri horror categorizzati con questa etichetta. Cazzo, guardatevi bene Shining, è una roba che, cioè ogni inquadratura ha almeno una cosa che vi manda in pappa al cervello, cioè sì. Una porta socchiusa vale, sì, no, ma assolutamente, ma una finestra che non dà da nessuna parte, cioè voglio dire, una finestra illuminata a giorno, no, che dà sul corridoio. I nemici che ti fa vedere, cioè sono quelli, cioè sono molto, cioè il Jack Torrance di Shining è veramente anche lì la furia omicida primigenia, cioè la follia con cui non puoi ragionare. La possessione proprio del male, il male personificato, che sono poi tutti i cattivi dei film linciani. Ma Bob, se fosse in un altro film, sarebbe un tamarro, cioè non è. A nessuno sarebbe venuto in mente di scegliere un personaggio così e di trasformarlo in un'icona della paura. Cioè, non lo sarebbe mai diventato con nessun altro regista. Avrebbe fatto il motociclista in qualche film. Sì, vestito con la giubbina di jeans, cioè non aveva niente di quella che poteva essere l'icona horror, eppure
Appunto, beh, oddio, quella faccia lì secondo me sì, no, però è un altro discorso. L'ha lasciato, la leggenda vuole che era nel letto, l'ha ingaggiato, ma sicuramente, però altri artisti con quel look lì, con quel, cioè non ha molto a che spartire, diciamo, con l'iconografia horror classica, soprattutto con quella degli anni 90, eppure l'ha fatta l'iconografia. No, ecco, tra l'altro questa cosa è utile, perché mi sono, tra l'altro, ne abbiamo parlato all'inizio parlando del fatto che Lynch è uno a cui è sempre piaciuto far succedere le cose e ha sempre saputo assecondare gli attori e le loro scelte, le loro decisioni, le loro interpretazioni. Alla fine una delle grandi cose di Lynch è stata anche quella di, appunto, far succedere sempre le cose e lasciarle fluire in un modo totalmente naturale affinché portassero da qualche parte. Parlo, vabbè, soprattutto di Twin Peaks, perché è la cosa che ho più fresca nella mente, certo. E per cui c'è appunto Bob che si è rivelato Bob, perché era quello che montava le luci e a un certo punto ha raccolto una roba dietro un letto, e poi quella scena lì ce la siamo ritrovata nella serie, in un film. Era anche andata via la luce in quel momento, e lui ha avuto, perché lui ha un Lynch, ha un rapporto con l'elettricità particolare, sì. E quindi ha deciso che bisognava prenderlo per quel motivo lì, perché era anche andata via la luce. Cioè, ma, esatto. La signora Ceppo, poi anche lei leggeva, era la sua assistente di produzione. Voglio dire, la scena in cui c'è l'alpaca e quasi si baciano con Cooper, la gente, sono tutte quelle cose bizzarre che solo con un regista del genere possono succedere. Beh, il Land Empire è tutto così, cioè, nel senso, lui andava, come si dice, lui andava sul set e diceva: vabbè ragazzi, oggi giriamo questa scena perché oggi mi fai girare questa scena. Sì. Ma infatti il Land Empire, diciamo, per continuare quella che era l'analisi della carriera di Lynch, è stata proprio il vabbè, allora tu non vuoi proprio più lavorare per Hollywood praticamente. Sì, cioè, proposto un film. Sì, io credo che il produttore io tra l'altro non l'avevo capito il Land Empire e non l'avevo apprezzato, cioè facevo parte di quelli che dicevano che era arte per arte, che non aveva, e invece poi l'ho un po' studiato per quanto possibile. Beh, però è effettivamente perché è l'arrivo del percorso che inizia con Mulholland Drive, sì, no? Cioè, cos'è la realtà, cos'è finto, cos'è vero, e lì in realtà e finzione sono la stessa cosa, non capisci più quale è vera, quale è falsa, se lei è un'attrice, sì, no, perché... Sì, sì, è una cosa... Punto d'arrivo. Ma poi anche il fatto della web series, o come si chiamava, Rabbids, che è riuscito comunque, cioè, ovviamente non l'ho capito guardando il film e guardando Rabbids, ho dovuto leggere, diciamo, i collegamenti, e vabbè, ma ci sta cercare anche un modo di essere testuale per apprezzare meglio queste cose. E... Vabbè, ma in generale comunque, cioè, le opere più... Cioè, già con le opere un minimo più stratificate della media, se le guardi due volte fai solo che bene, figurati con una roba di Lynch, nel senso. Esatto. Guadagni da una seconda visione di BoJack Horseman, figurati quanto puoi guadagnare una seconda visione. È una delle poche cose che, secondo me, è uno dei pochi che fa cose che non perdono. Se le guardi la prima volta non le capisci, però ti arrivano a livello inconscio, perché ti suggestionano, poi magari te le studi, quindi in qualche modo scardi in certi segreti, però funzionano benissimo lo stesso. Non è segreto. Ma qui torna il discorso su Kubrick, nel senso, anche Shining è una roba che ti arriva e poi magari dici sì, ok, ma c'è qualcosa che non mi torna, perché non mi puoi vendere come, cioè, perché appunto non puoi vendere come horror un film come Shining, nel senso che è un film della Madonna, ma lì per lì non hai tutti gli elementi per metterlo in quella casella lì. Poi lo riguardi e dici ah, ok, aiuto. Sì, ok, c'è di più oltre a quelle due scene che effettivamente sono in quella casella lì, e così dall'inizio alla fine, sì, molto bene. Sì. E niente, vi confesso che non riesco a riguardarlo il Land Empire, perché mi ha spaventato troppo la prima volta. Questa confessione di Fabio su
Slend Empire mi piace tantissimo. Sì, 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 ma io non mi fa veramente paura pensarci. Quindi... Nonostante poi Mulholland l'abbia rivisto 100 volte, ormai sì, il barbone lo anticipo, l'ho fatto rivedere, l'ho fatto vedere alla mia ragazza, non l'aveva mai visto, io ho anticipato tutte le scene, io in Slend Empire non ci riesco. Poi allora vorrò i due cent di Ugo poi, quando l'avrà recuperato. Il Slend Empire, ma è passato un po' la voglia, sinceramente. Sono cagone. Stavo quasi per farlo, ma io di solito considero blasfemia tagliare i film, no? Cioè quelli che non ho mai visto non voglio mai spezzarli, però questo è uno di quelli che a memoria forse ho diviso in due parti almeno, anche perché dura 3 ore e 10, quindi insomma sono arrivato a 1 ora e mezza, ho stoppato, ho detto ok, calmiamoci un attimo e poi cambiamo le mutande, domani sera riprendiamo. Ma tra l'altro dentro il Slend Empire lui ci ha infilato Rabbids, no? Che, giusto due parole, è un'idea che a me piace tantissimo, il fatto di aver fatto una mini sitcom di episodi di 6 minuti dove non si ride mai, perché non si ride perché ci sono degli attori con delle teste da coniglio che dicono cose senza senso e il pubblico ride, cioè ci sono le risate registrate. Tra l'altro è la parte più tranquilla e normale di Slend Empire, quella. E riesce a farmi paura anche quella. Tanto ho letto proprio da poco che l'ha girata Lynch nel giardino della sua villa a Hollywood, in una delle sue case. Mentre dormiva? Di notte. Cazzo, ma dai! Di notte l'ha girato. E in questa riproduzione della casa, cioè lui ha ricostruito questo set, tra l'altro anche lì mi pare ci sia Naomi Watts anche lì dentro, no? Comunque che è bellissimo perché è lei vestita da coniglio, quindi i vicini o chi altri mi pare che non sporsero denuncia, ma quasi, perché ovviamente alle 2 di notte c'era questo set con queste voci, spiriti, questi urli disumani, no? E rumore di tuoni, di lampi, e questi conigli che facevano monologhi sulla vita da teatro, con dei microfoni probabilmente sparati. Quindi mi stai dicendo che David Lynch, grande regista e grande visionario della comunicazione, nonché inventore ad interim dei patti Soros. Perché mi sembra evidente sì. Che questa cosa sia è molto patto Soros. Sì. Sì, un po' sì, sei David Lynch, no, hai i soldi. No, sei vicini di David Lynch. Sei vicini di David Lynch. Però hai conigli giganti che urlano nel giardino. Nel giardino. Beh, comunque arriviamo al 2014, quando dopo quasi 10 anni nessuno voleva più dare una telecamera in mano a Lynch, e internet che esplode praticamente perché lui e Frost twittano allo stesso momento. La gomma che vi piaceva tanto tornerà presto di moda, no? The gum you like will turn back in style. E lì la gente dice, cosa, scusate, prego. E poi arriva Showtime e dice, it's happening again, insomma. Casini produttivi, qualche mese di trattative, e poi il tizio che faceva il nano per lo accusa di aver stuperato la figlia e che Twin Peaks fosse. Sì, perché non l'hanno chiamato per la nuova stagione, e diciamo l'ha presa bene, e ha praticamente dichiarato che Twin Peaks era una specie di biografia di Lynch che per esorcizzare la sua colpa di aver stuprato Jennifer ha scritto tutta sta storia. Sì. Tra l'altro io ipotizzo che non l'abbiano chiamato perché anche lì lui... Il nano dice, una delle sue frasi è quella, la prossima volta che ci rivedremo io sarò diverso, io non sarò così. E quindi nella mente di Lynch ci voleva qualcun altro, no? E quindi non l'ha richiamato. Ed è lì è nata la scherzo. È un po' cosciente come scelta. Vai, sì, ma è chiaro, Lynch ha fatto dire ci rivedremo tra 25 anni e poi ha ordito lui tutto questo blocco. E con 2 anni di ritardo, però. Sì, esatto. Anche se molti dicono che però in realtà Lynch si intendeva dal 92, no? Con Fuoco cammina con me, anche se è un prequel, no? Cioè nella sua mente, no? Dal 92 è stata l'ultima volta che ha fatto Twin Peaks, 2017-25.
Ma guarda, la cabala. L'altro giorno mi è addirittura venuta proprio la suggestione, che è del tutto assurda, mi rendo conto che Bob, l'attore Frank Silva, in realtà è morto per finta e adesso ritorna, perché lui e adesso ritorna. Guarda, non sarei completamente sorpreso. Come Undertaker, come nel wrestling. Esatto. Torna a face. Questo qua che ha passato la vita nei panni di un'altra persona per Lynch e alla fine, non sapendo se ci sarebbe stato Twin Peaks, poi mo ritorna. Sì, sì. Ma in realtà il direttore di Showtime era un ragazzino all'epoca a cui Lynch ha detto: tu tra 25 anni mi vorrai, esatto, nel tuo, esatto, network, fondalo. Cioè, no? Che bello. Vedi, no, quindi dai, facciamo un giro di aspettative che, esatto, verranno disilluse, cioè saranno già disilluse quando, quando pubblicheremo questo podcast. Esatto, a quanto pare sì, esatto, probabilmente. Io personalmente devo dire che sono preso bene, ho il timore reverenziale di tutte le cose che mi sono piaciute, di cui tendenzialmente non vorrei un seguito, ma allo stesso tempo mi rendo conto che Twin Peaks è una delle poche cose talmente tanto sui generis e talmente tanto particolari, per cui tra l'altro c'è Lynch che appunto ha fatto tutto un casino per esserci, vuole chiudere il cerchio in maniera consona, o comunque, anche se non sarà una maniera consona, sarà la maniera che ha voluto lui dall'inizio, che me lo fa risultare sufficiente e anche già soddisfacente per certi versi già adesso, quindi tutto quello che verrà sarà ben accetto a prescindere da poi dall'effettiva qualità finale. Ugo. Io sono aspetta, fai andare Ugo che vai io sta castando prima. Sono cioè, spero che sia molto Lynch Cinema che prende il controllo di quell'immaginario là, mi piacerebbe vederlo anche in una chiave, diciamo, registica rispetto a Twin Peaks differente. Mm-hmm. Spero che il tasso di telenovela, che comunque ci dovrà essere in qualche modo, sia non preponderante e ben armonizzato. Se è una roba, anche il Mulholland Drive poi c'ha degli aspetti di quel tipo là, quindi se è una roba così sono molto contento. Poi di base si interessa, anche fosse una cosa che non mi piace, non è un problema, perché comunque trovo che l'originale, appunto, per me sia un po' invecchiato, quindi mi godo un po' come l'operazione, vediamo 25 anni dopo cosa riescono a fare. Okay. In ogni caso, quindi comunque sì, comunque interesse e qualcosa si porta a casa, con speranza che possa essere anche una cosa figa. Marco? Io sono d'accordo con Nabu, cioè con te Stefano, perché sì, anche secondo me c'è proprio la Twin Peaks è una di quelle cose abbastanza intoccabili, che però se le tocca David Lynch le accetto, no? Nel loro tornare dopo 25 anni. Poi alla fine Lynch ha sempre sofferto il fatto che gli abbiano tolto la serie, gli abbiano impedito di continuare i film, insomma ha sofferto dover rivelare che Laura, dell'omicidio di Laura, insomma ha avuto dei problemi lavorativi anche con Twin Peaks così grossi all'epoca, che mi piace l'idea che lui adesso abbia potuto avere il suo giocattolone, il controllo totale dall'inizio alla fine di queste 18 ore, che poi, come dice lui, sono un film di 18 ore diviso in parti, e quindi sì, ho buonissime aspettative. Poi il cast è tornato, quello che poteva, ovviamente, quelli che non potevano non sono tornati, ovviamente, ma ci sta anche, nel senso che comunque molti personaggi era anche forse un po' inutile che tornassero, cioè anche l'idea che non ci sia tutto il cast completo, no, sarebbe stato davvero il cimitero vivente di attori che lì proprio per fare la scenetta, con l'ammiccamento, eccetera, eccetera. E, no, quindi ho buone aspettative anche perché appunto sono 10 anni che Lynch non fa più nulla. Se mi dà qualcosa posso solo accoglierlo, diciamo, a braccia aperte, e sono contento che ci sia anche Frost, perché comunque a me piace tantissimo Inland Empire e anche Mulholland Drive, però anche qualcosa di un attimo un po' più... Beh, sì, televisivo, come è stato concepito all'epoca. Comunque non mi dispiace, cioè, ecco, se mi danno un Twin Peaks meno soap opera e quindi più moderno, con tutto il contorno Lynch, secondo me lo portiamo a casa, speriamo. Chi l'ha visto dice che è Lynch, quindi David Lynch che conosciamo, sotto effetto di cocaina,
Questa è quindi devi dire che conosciamo. Questa è stata la parola del tipo del produttore esecutivo di Showtime che ha potuto vedere fatebo le prime due ore, le prime tre ore, e ha detto è Lynch, che già è Lynch, no? Che però cioè, si è fatto dato di cocaina. Quindi questa cosa sempre per citare Boris, maestro, come vai? Vai bene. Andrea. ma volevo fare una domanda a Marco. Io non so quali sono gli attori che non torneranno, a parte i defunti. Allora, torneranno. C'è la modella, quella che... Se volete ve li leggo perché sto su Wikipedia, proprio in quella sezione. Io mi ricordo, esatto, io mi ricordo che no, io so che non torna Dana barra Donna. Esatto. Già non c'era. Lei non era tornata nemmeno in Poco Cammina con Me. Sì, no, esatto. E poi non torna... Non torna Catherine Martell. No, esatto. Non torna quello che faceva lo sceriffo. Lo sceriffo... Lui, infatti. Michael Lonkin non torna, ma... Cioè, anche lì nel libro ti parlano molto del fratello, quindi molti ipotizzano che ci sarà uno sceriffo Truman, cioè ci sarà il fratello dello sceriffo Truman, quindi ci sarà lui. Il nano non tornerà, non tornerà per quell'attore che faceva Eric Dare, quello che faceva Leo Johnson, sì. Lui non torna, mi pare. Sì. Anche perché vabbè, l'avevamo lasciato con una gabbia appesa al dente, insomma. Ma, cioè, voglio dire, non mi aspettavo chissà che ritorno, comunque. Non torna Hank, quello che stava in prigione con il domino, insomma, che è meno male. Nel libro infatti ti dicono infatti che muore. Tutti quelli più anziani, ovviamente, per forza di cose non torneranno, ma perché dopo 25 anni anche nel telefilm ha senso che non siano vivi, quindi non torneranno. Non torna Josie, perlomeno non la sua forma umana. Non torna Josie? Torna. Sì. Credo che Josie rimarrà nel pomello. Esatto. Anche perché, anche lì, leggendo un po' di qua, alla fine c'è questa idea, no, che gli spiriti pervadano il legno. Sì, come il marito della donna. Esatto, esatto. Sì. Quindi se sei uno spirito buono, puoi andare nel ceppo e parlare con tua moglie per dirla. Se invece sei una stronza come Josie, sei costretta a restare dentro l'albergo, tra l'altro l'albergo del cattivone di Twin Peaks, e quindi un posto brutto, e quindi sarai per sempre lì nel legno. Quindi la segheria di Twin Peaks. Vittima della segheria di Twin Peaks. Tornerà il mio personaggio preferito, che è Benjamin Horne, perché io lo adoro. Anche se lui tornerà, anche ha un milione di anni, ma tornerà. Di grossi che non tornano, credo solo questi. C'è Heather Graham che non torna. Anni. Vabbè, però comunque, tanto c'è David Duchovny con la parrucca, quindi va bene così. Cioè, voglio dire, meglio di così non potevo chiedere. Sì. No, comunque, Andrea... Sono d'accordo con Marco, nel senso che non ho motivo di pensar male, nel senso che se Lynch, che onestamente non mi è mai proprio deluso come regista, neanche ultimamente, torna alle redini del progetto, per me... Ultimamente, tra super virgolette. No, ultimamente 10 anni fa. Anche se ha fatto qualche cortometraggio, io tipo la pubblicità che aveva fatto per Dior, mi pare. Sì, vabbè, ha fatto per i Duran Duran. Sì. Tra l'altro io l'ho visto, tu ci scherzi, io l'ho visto quel coso. È Linciano. Sì, il concerto di Duran Duran girato da David Lynch. Io ho proprio visto Lynch che invece qualche anno fa era in giro con Donovan, un cantante, a parlare della meditazione trascendentale. Però fantastico. Un po' vacillato. Però no, in generale... Non io ho letto il libro sulla trascendenza. Sulla trascendenza. Sulla trascendenza. Sulla meditazione trascendentale. Di è Lynch. Bello. Parla, sì. Sì. È lui che parla anche molto di qual è il suo processo creativo, che è appunto creare idee come se fossero dei pesci, e se vuoi dei pesci più grossi devi andare più a fondo e piano piano ci costruisci queste cose intorno. Molto interessante. Lo proverò. Ecco, sì, penso che abbiano tolto il giocattolo in passato quando poteva fare bene, per cui il fatto che siano lui e Frost a rimetterci le mani, insomma, mi sembra una cosa positiva. Mi preoccupa un po' il cast, che è un po' troppo iperforte. Sai che volevo dirlo io subito? Anche io volevo arrivare a quello. Capisco che fa curriculum, cioè anche per un attore famoso, però mi sembra un po' strano, cioè nel senso non ho motivo di dubitarne sulla carta, però mi suona un po' strano vedere così tanti nomi in un progetto del genere.
sembra la sottile linea rossa, non so se vi ricordate quando c'era veramente mia zia pure. Anche perché dare bravissimo, un ruolo se a un attore famoso, riconoscibile, in qualche modo lo caratterizza, cioè non... Ma infatti io anche lì ho cercato però c'era il cameo famoso, c'era anche nell'originale, quindi ci stai. Sì, però Ugo, sì. Monica Bellucci, Jim Belushi, Michael Cera, Michael Cera, che è quotato per essere il figlio di Andy e di Lucy. Molti dicono dovrebbe essere il figlio. Dopo a me piace più il fatto che il rischio Anzolo, buonanima, pensione, quel fatto dei nonni 25 anni dopo, oltretutto Kyle MacLachlan, ragazzi, chissà che maschera gli hanno messo addosso, perché dalle foto guarda, come si è visto altrove, più che altro anche lui è un po' a rischio lui fa in Agent of S.H.I.E.L.D. lui faceva Mr. Hyde nella seconda stagione, mi pare, che quindi sono 2 anni fa, e devo dire che era gran spolvero, cioè no, vabbè, ma anche in How I Met Your Mother faceva in possesso a Bob, sì, esatto, cioè, nel senso che quando vedi Han Solo, vedi, no? Cioè, insomma, Harrison Ford, vedi che c'è un po' il catetere che balla quando corre, sì, no? Sì, invece. MacLachlan era bello, anche nelle scene d'azione di S.H.I.E.L.D. era abbastanza... Era cazzutello. Era cazzutello. Tra l'altro c'è una scena ambientata in S.H.I.E.L.D. 25 anni prima, puta caso, lì, vabbè, col computer lo hanno ringiovanito, tra l'altro facendolo identico, ma non si notava perché c'era un filtro molto bello, non come quello di Star Wars con i personaggi fatti di Pongo degli ultimi, ed era fighissimo perché avevi il MacLachlan di 25 anni prima che era davvero quello di Twin Peaks. Beh, voglio dire, ha rifatto coso quello in Capitan America, c'era lì coso ringiovanito, sì, anche lui di 25 anni. Sì, poi lì se la sono giocata bene perché hanno detto sì, però è una simulazione, quindi se sembra un po' un pupazzo di gomma, se sembra un po' se c'ha quello zigomo un po' strano. Ecco. E quindi Fabio, anche tu con la tua aspettativa? No, io pure sono super fomentatissimo, non vedo l'ora di vederlo. No, dico alla fine Twin Peaks, quindi non puoi... No, sì, infatti. No, però diciamo torna, anche che Fabio ha detto più di una volta che se fallisce anche Twin Peaks... Aspetto di vedere serie TV, sì. Si toglie la vita. È la prima serie TV che vedo dai tempi di The OA, che mi ha veramente fatto cagare l'anima, e quindi ho detto basta. No? Sì, vabbè, comunque... Hai abbandonato da tanto la pera. Come dire, non mi buco, sono pulito, non mi buco da stamattina. Nella vita di un tossicodipendente da serie TV, 5 mesi, 4 mesi, sono tanti. In effetti sì, no, è vero, hai ragione. Scusami, meriti rispetto, hai ragione. Magari avevi finito di vederla ieri, però. No, purtroppo sì, no. Questo fatto della distribuzione di Netflix, la distribuzione creativa. Bulimia... Però sì, mi spaventa tutta questa serie di nomi, nomoni, perché poi c'è pure Tim Roth, Amanda Seyfried, Naomi Watts, c'è il mondo. Infatti in più mi stavo ricollegando a questa cosa, io ho cercato, mi pare che sia una cosa come 200... 17, sì, 17 attori, però avevo letto che le parti parlate erano molte meno. Ma Bellucci non parlerà come al solito. Bellucci la scritturano sempre per farla stare zitta, e viva Dio, perché voglio dire, se no è sempre una tragedia. Colpo di genere del marito, guarda. Quando... Del resto anche in Mulholland Drive c'erano un sacco di attori, la cui magari parte erano 30 secondi, tipo l'ispettore, quell'attore famoso che faceva l'ispettore all'inizio. Ma sanno quelle cose là, è Danny DeVito sullo sfondo che legge un giornale, si mangia una carta. Però nudo. No, comunque... Spero, perché poi comunque David Lynch che torna a dirigere qualcosa, che non siano i Duran Duran dopo 10 anni. Esatto. Quindi... Tra l'altro gli hanno già chiesto se questa roba andrà bene, e la gente ne chiederà ancora se tornerà su Twin Peaks, lui fa no, non ne ho voglia, fa già all'epoca avevo detto che non sarei tornato, e quindi mai dire mai, però per adesso considero chiuso il capitolo. Quindi questa serie dovrebbe essere... È la serie finale, totale, globale, quella... Sì. Tutto non spiega un cazzo.
Tra l'altro, ma anche perché figurati se non gli sarà venuta già la fregola di finirla di nuovo con il cliffhanger. Io spero, ecco, questa è una speranza che ho, che sia il deraglio proprio che alla fine Alla fine apriranno una scatolina blu in cui non si vedrà la chiave. Ecco, se invece è una roba, non credo, ma se è una roba come i libri che descrivevate prima, mi ammazza. Ecco, c'è la spiga di tutte le cazzate, la torta, c'è lo spirito della guerra. Secondo me no. No, perché poi a ottobre esce il libro di Frost che spiegherà tutto, capito? Che cazzo, Fabio ne ordinerà. Sì, 12 copie, cioè. Così 12 copie. La spiegazione del mistero non è più un mistero, quindi il fascino si fa. Tra l'altro, ritornando sui libri, mi è venuto in mente che io ho letto praticamente di fila quello di Manzocco, giusto? Sì. Subito dopo quello di Frost, e ho proprio colto come abbia comunque penetrato perfettamente tutte le tematiche, perché poi quello di Frost comunque dice delle robe sulle logge. Sì, ovvio. Perché... così, ma c'è proprio arrivato puntuale senza però aver letto il libro di Frost prima. Sì. Ma in realtà è Frost che ha letto gli altri libri e fa, ragazzi, anche io non l'abbiamo raccontato perché io... Ha carpito lui da quelli intelligenti. Ma Roberto Manzocco in realtà è l'alibi di Mark Frost. Ma quindi possiamo dire che il grande ospite assente di questa puntata era Roberto Manzocco, sì. che non ha partecipato. A questo punto ci facciamo pagare la stecca sul esatto. Che è il nano. Va bene, ragazzi, io direi che abbiamo sviscerato tutto il David Lynch che potevamo sviscerare, abbiamo aperto tutte le scatole blu e abbiamo parlato al contrario. Chiedo una cosa, avete visto l'ultimo trailer? Quello che dovevi... Assolutamente no, guardo i trailer. Ok, è vero, l'hai detto anche lui nell'ultima puntata di Popcorn. Sì. Beh, vabbè, comunque son trailer. Sì, non succede trailer. Sì, sono solo fermi immagine praticamente. Cioè, tutta la serie è così. Esattamente. Microcarrelli sul primo piano. Io l'unico trailer che ho visto di questa nuova stagione di Twin Peaks è David Lynch che mangia una ciambella e io mi auguro che una puntata sia tutta così. Cioè, potrebbe essere la puntata più bella. Non abbiamo parlato in effetti del David Lynch attore, Gordon Cole, fantastico. Cioè, il fatto che entri in scena solo per urlare è una delle cose migliori. Considera che il penultimo trailer erano loro che facevano i gradassi, tipo prima che arrivassero i draghi, prima che sorgessero gli zombie, sì. Prima che questo sia quell'altro, c'era già il mistero. Quello tra l'altro secondo me non è ovviamente di Lynch, ma è più Showtime che ha... Che ha voluto... È chiaro che quello è giocarsi un po' la gara. Pompa. No, ecco, appunto, cioè David Lynch è molto più il trailer di David Lynch che mangia una ciambella. Che mangia la ciambella. Non c'è proprio da discutere. Tra l'altro, ve lo ricordate David Lynch quando ha fatto quei video virali per la SLA? Sì! Si metteva addosso la camicia, anche lì era simile a quello della ciambella. Sì, ma anche l'Ice Bucket Challenge, quando lui suona un sax, tipo, poi si fa riempire d'acqua comunque, no? Una grande interpretazione. Sì. Tra l'altro, un uomo si va a bagnare completamente, dato non parliamo di un giovincello, fra l'altro, perché comunque non è proprio di primo pelo Lynch, quindi ha rischiato anche la lotta per l'ipotermia. Sì, esatto. Ma secondo me lo fa normalmente, quella roba lì della quaggerata. Si sveglia così, David Lynch. Sì. Chiudo solo dicendo che tra gli attori nuovi, che non hanno mai partecipato a Twin Peaks, c'è Laura Dern, che già abbiamo citato, e molti buttano lì che potrebbe addirittura interpretare Diane fisicamente. Boom, boom! Che poi, tra l'altro, c'è Laura Dern, c'è Naomi Watts. Vi immaginate se veramente Lynch sta creando una specie di universo che unirà i suoi film? Cioè, sarebbe una roba clamorosa, ragazzi. Andarsene con il bot. Ognuno se ne va, no? Cioè, tipo, non so, c'è Naomi Watts che dice: beh, allora vado un attimo a Los Angeles, io, no? e va a fare quello. Va. E poi Laura Dern è un'attrice. I titoli di coda di Inland Empire sono un po' questo, ci sono un po' di riferimenti boscaioli che stanno segando
i tronchi. Io avevo già chiuso. Peccato perché c'era anche tua zia che dopo che era stata richiamata dopo la sottile linea rossa per recitare, anche lì fantastico. Sì, è così, è eclettico. Va bene, prima che ci richiamino gli spiriti della loggia nera, direi che è veramente giunto il momento di salutare e chiudere. Fare come o come Baglioni. Quindi ci risentiamo fra 25 anni. Esattamente, ci risentiamo tra 25 anni e salutiamo Diane. Ciao. Ciao. Oiai.